Ci siamo. Siamo in diretta, ragazzi. Buonasera a tutti. Buonasera da Insider. Buonasera, ragazzi. Attendiamo che arrivi qualcuno. Abbiamo già Carlos in chat. Ciao Carlos. Fateci sapere se ci siete. Fateci sapere se ci siete. Eccoli, c'è un po' di latenza, ovviamente. Vabbè, sì, c'è un po' di ritardo. Meno male. La nostra prima live streaming, ragazzi, è veramente un piacere essere qua. Io bene, sono... se volete donare, sotto in descrizione c'è il nostro IBAN. C'è il nostro IBAN, volentieri non disegniamo. La canzone che avete ascoltato è Merciless God, che è il primo singolo che abbiamo pubblicato circa un mese fa. Ed è tratta dal prossimo album che uscirà a settembre, come potete vedere qui in grafica, che si intitola Blackstone Wall. Questa sera volevamo parlare di qualche argomento riguardante l'album, ma anche qualcosa riguardante i progetti che abbiamo per il futuro, le date, finito questo periodo, diciamo, di instabilità, merda. Chiamiamola così. merch nuovo, e avremo l'occasione di ospitare diversi ospiti che ci hanno aiutato durante questo percorso, durante la realizzazione dell'album e la progettazione del tutto, insomma. Avremo tre ospiti in particolare. Poi chi vuole entrare, appunto, può farlo cliccando, anche adesso, può entrare cliccando il link che abbiamo messo in descrizione al post. Entrate nella stanza e parliamo insieme. E avremo l'occasione di ospitare Michele Guaitoli, che è colui che ci ha registrato, che è, diciamo, il... quello che si è registrato al Groove Factory di Udine. Avremo Carlotta Bianco, che ci farà che ci ha fatto le foto, i set fotografici, che potete vedere su Instagram ma anche su Facebook. E avremo Daniele Innocente, che è, diciamo, quello che ha fondato Core Crew Collective. In poche parole, è un collettivo di band nei quali si organizzano date, eventi, ma comunque vi spiegherà molto meglio lui nello specifico quando entrerà. Dunque, da cosa cominciamo, insomma, ragazzi? Questa sera c'è tantissima carne al fuoco, ragazzi, quindi comunque in ogni caso noi vi abbiamo detto un po' gli argomenti principali, comunque man mano a mano che andiamo avanti con questa interessante serata. Se avete altre curiosità, magari ci conoscete anche singolarmente meglio ognuno di noi, volete sapere qualche dinamica dal punto di vista nostro di alcune cose, sul canto, sulle chitarre, sulla batteria, qualsiasi strumento, come abbiamo affrontato diverse situazioni, potete interagire, la live è libera, entrate quando volete, sentitevi liberi, non sentitevi in imbarazzo, se siete pratici di queste cose, anche perché... il periodo, noi insomma siamo giovani, sappiamo fare queste cose, insomma. Quindi... basta cliccare il link che vedete in descrizione e entrate. Se avete dei commenti, delle cose da chiedere, potete farlo anche tramite la chat, ovviamente. Se siete timidi, sì. Per entrare, vabbè, che voi su Facebook non avete nessun problema di questo tipo, ma non serve un account né Facebook né Messenger, perché magari c'è chi ha Facebook e non ha Messenger, non serve neanche l'account Messenger, cliccate il link e siete dentro. Comunque, parlando di Merciless God, l'avete ascoltata? L'avete ascoltata? Cosa ne pensate, per voi che siete in chat? Cosa ne pensate? Quali sono le opinioni di questo quasi cambio di genere? Se vogliamo chiamarlo sì, così. Vi piace un po' la direzione, il mood in cui ci stiamo immergendo, non so. Ciao Dani. Insomma, fateci sapere cosa ne pensate, perché comunque il feedback che abbiamo ricevuto è stato molto positivo, in molti ci hanno chiesto a cosa è dovuto questo, diciamo, cambio di stile. E, ecco, per chi non l'avesse ascoltato, lascio il link in chat e ci cliccate sopra. Sì, se riesci a metterlo con Sighter è il top. Bravissimo, Joe, così. Perfetto. Cliccate sul link e vi apre direttamente a Spotify. Ok. Quindi, se l'avete ascoltato, fateci sapere cosa ne pensate. E, se voi volete dire qualcos'altro, Joe, Elia, Samu, Fanti, se volete dire qualcosa, intanto faccio il mio lavoro sui social. Cosa deve fare sui social? Devo pubblicare varie storie. Deve tacchignare. Devo tacchignare.
Prego. Questi tramaci. Niente ragazzi, se volete dico qualche parola io. Vai. Sicuramente una cosa interessante nel corso dell'anno scorso, mentre componivamo, ci trovavamo in sala prove, eccetera, è stata sicuramente quella di avere un focus, nel senso che ci siamo tutti sentiti in dovere quasi di decidere, ok ragazzi, prendiamo queste canzoni, proviamo a tirare fuori qualche idea, c'è stato tanto da provare, perché ragazzi non è semplice tirare fuori comunque pezzi nuovi da zero. Ci sono stati, non nascondo, dei momenti in cui abbiamo lavorato su un pezzo anche per mesi, anche per cercare un po' di capire quello che poteva essere il sound giusto, magari buttarci un po' di pesantezza in più su un brano che magari non ci convinceva totalmente, no? Quindi diverse volte su tutti i brani presenti nel nuovo album abbiamo cercato di dire ok, cosa vogliamo cercare di dare a queste canzoni? E diciamo che è stato interessante lavorarci, ci ha messo abbastanza alla prova, perché comunque ognuno di noi si è puntato su delle migliorie tecniche da fare, si è concentrato molto su questo tipo di lavoro, quindi noi sentiamo che questo album è frutto di una maturità artistica da parte nostra, non nascondiamo e non possiamo dire che non siamo cresciuti a livello tecnico come appunto come band e come individui singolarmente, quindi come musicisti, che se parliamo dei nostri strumenti, no? È stata una bella sfida, però c'è stata veramente tanta soddisfazione nel realizzare questi pezzi, veramente, quindi... Sì, chiaramente poi, essendo il secondo disco, abbiamo ovviamente fatto un lavoro molto più meticoloso rispetto al primo CD, quindi... sì, è chiaro che ci siamo concentrati molto di più facendo un lavoro proprio più mirato e più preciso. Poi per la parte tecnica di come le canzoni sono state costruite e migliorate rispetto alle versioni che avevamo creato in sala prove, avremo Michele Guaitoli dopo, che, con cui parleremo anche dei dettagli tecnici e delle magari... delle piccolezze, dei dettagli che abbiamo aggiunto in alcune canzoni piuttosto che in altre, magari cose che anche ascoltando Merciless God, per esempio, non vi rendete conto, ma che ci sono e che contribuiscono a creare il mood della canzone, in effetti. Sì, questo sarà veramente... Diciamo che c'è stato una modernizzazione generale del genere, nel senso, se prima con Blinded c'erano molti pezzi old school, direi old school, trash old school, Ivy trash old school, in questo nuovo album abbiamo cercato di adattare i nostri gusti e il nostro modo di suonare a quello che potesse essere un album con del potenziale. Quindi sentirete molto più metal moderno e attuale rispetto a magari i pezzi di Blinded che erano un po' più old school. Ecco, questo è quello che secondo me, certo, è lo stile di una cosa che sarà veramente bello, anche curioso, parlare, approfondire con Michele Guaitoli, che appunto è il nostro ospite di dopo, di più tardi. Sarà proprio il fatto, non vi nasconderemo che c'è stato qualche easter egg, quindi magari ve lo sveleremo in anteprima se vi fa piacere, anche perché è una cosa curiosa, perché magari chi assiste alla live ed è magari anche un nostro die hard fan può sicuramente dire che figo, ho scoperto quella roba grazie magari anche a questa nostra prima live, che ragazzi è una prima esperienza anche da parte nostra, quindi io sono davvero emozionato, cioè mi piace tantissimo essere qua davanti a raccontare un po' queste cose, e
Cioè, c'è stato tanto anche, ognuno diciamo che ha messo il suo anche sulle proprie influenze musicali, quindi spero vivamente che già a partire dal brano Messi, se siete connessi dall'inizio, avete già ascoltato, riuscite un po', anche se ci conoscete di persona, a mettere, a prendere ognuno di voi un chiodo rispetto ai generi che magari già un po' più ci caratterizzano, ma sicuramente vi parleremo anche di questo più tardi. Se non avete ancora visto i post che abbiamo fatto su Instagram, perché qui su Facebook siamo attivi, ma molto di più su Instagram, dopo ci sarà Michele Guaitoli, però abbiamo già pubblicato delle vere e proprie opinioni personali mentre registravamo in studio. Quindi se ci raggiungete anche lì vedrete una serie di reportage dallo studio con le nostre opinioni, ecco. Dunque, sì, vi invitiamo proprio a andare a esplorare le descrizioni delle foto che ci sono su Instagram, perché ci sono scritte delle cose che a meno che non le sentirete dire da noi in persona, non troverete da nessun'altra parte, forse. Esatto, quindi esatto, ci sono esatto. Certe chicche che solo lì potete scoprire, insomma. Dunque, direi di passare a un po' a quello che è... Abbiamo parlato di come abbiamo evoluto il nostro modo di suonare o di comporre. Direi di entrare un po' più nello specifico per quanto riguarda il carattere e lo stile di Black Stonewall. Cioè, magari qualcuno... Si chiede, dice, ma perché questo nome, perché questa copertina, perché, che senso ha? Beh, Black Stonewall, casomai Samu poi farà sicuramente due parole a riguardo, dato che ha scritto la maggior parte dei testi insieme a Elia. Black Stonewall è un album molto introspettivo, nel senso che ha molte canzoni che parlano un po' della relazione che c'è tra un individuo, una persona e la propria anima, il proprio stato d'animo, e lo si fa in diverse circostanze, che possono essere, non lo so, un qualcosa che ci colpisce dal punto di vista emotivo per, non lo so, una relazione o, che ne so, semplicemente la paura della morte. E dunque l'album ha questo mood qua, diciamo. Ecco, Samu, se vuoi parlare e continuare te per quanto riguarda i testi e il significato, vai. Sì, beh, allora, giustamente la canzone in sé parla a un suo argomento, un suo mood, che può essere esteso tranquillamente anche alle altre canzoni e quindi al resto dell'album. Ed è per questo che abbiamo scelto quel titolo per l'album, quindi il titolo dell'album è lo stesso della canzone che troverete nell'album e su cui poi abbiamo anche giocato per fare la copertina. Ciao Dale. Però poi anche le altre canzoni è arrivato Dale. Anche le altre canzoni magari trattano altri argomenti che però possono essere sempre un po' portati appunto dentro questo tema dell'introspezione, di come ci sentiamo magari un po' tutti in alcuni casi, di meno. E alla fine cosa faccio? Spiego che cos'è questo Black Stonewall fantomatico? Beh, allora, essenzialmente il Black Stonewall è una sorta di distanziamento che ognuno di noi si pone personalmente nei confronti del mondo esterno. Soprattutto quando magari ci sentiamo attaccati, ci ritroviamo in situazioni di difficoltà, diciamo. E praticamente cosa succede? Spesso cerchiamo di chiuderci in noi stessi, di allontanarci da quello che ci sta succedendo come una sorta di difesa. E questo Black Stonewall è appunto questa specie di muro oscuro all'interno del quale noi ci rifugiamo dal mondo esterno e dagli attacchi che le altre persone o le situazioni che viviamo ci portano a subire. Questo alla fine è un concetto
che è abbastanza generico e che può abbracciare tantissime occasioni, cioè tantissime situazioni diverse. E quindi ogni canzone può essere vista, se poi andate a leggere i testi, quando saranno disponibili, può essere vista sotto anche questa prospettiva, anche se poi ogni canzone parla ovviamente di un argomento diverso. Anche se comunque, anche già ai tempi di Blinded, i testi che ho scritto io e anche quelli che ha scritto Elia, hanno sempre avuto un po' questo punto di vista della condizione umana. Cioè, sono cose che... quasi psicologiche, nel senso che appartengono ad ognuno di noi, e con noi intendo qualsiasi persona, perché sono cose che viviamo dentro noi stessi: la discriminazione, il sentirsi inadeguati, sentirsi magari lottare contro il tempo. Dunque, vabbè, abbiamo capito che questo Blackstone Wall sarà un album molto molto interessante. Molto interessante, sì, fare dal punto di vista dei testi, per quanto ha detto Samu. Vai, Ilia. Volevo fare una piccola puntualizzazione della differenza rispetto a, proprio ai testi di Blinded e ai testi di Blackstone Wall. Come ha detto Samu, la cosa ricorrente che c'è è proprio la condizione umana, no? Quindi mi riprendo un po' quello che ha detto lui. La questione un po' che è stata resa... di cui secondo me possiamo prenderne tutti quanti, come ha detto lui prima. Il fatto appunto è che io personalmente, quando ho scritto i testi di Blinded, non tutti, qualcuno, ho pensato, sono testi abbastanza autobiografici, no? Quindi raccontano un po' anche come mi sentivo io, come vivevo il fatto di essere anche... non ho paura di etichettarmi come metallaro, mi è sempre piaciuta questa etichetta e sono fiero di portarla, e quindi come conseguenza di questo però ovviamente ci sono delle situazioni in cui magari dici però è strano sentirsi un po' come se fossi isolato, anche un po' come se dovessi arrangiarti con le tue forze, perché c'è comunque meno gente, noi siamo gente di nicchia, no? Solitamente siamo etichettati come gente di nicchia, e quindi ogni tanto prevaleva il fatto che io volessi incontrare più gente possibile come me. Questo nei testi di Blackstone Wall non compare, perché sono delle situazioni in cui possiamo immedesimarci tutti quanti, tutti, nessuno escluso. Quindi non si distingue tra il metallaro medio, tra il rockettaro, tra quello che gli piace andare in discoteca. Se facciamo un esame di coscienza e leggiamo il testo, al di là della musica, ragazzi, ci siamo dentro tutti a queste riflessioni qua. Quindi se vi va, quando uscirà l'album, anche se non siete del genere, magari avete già visto, se ci seguite su Instagram, che pubblichiamo qualche frase qua e lì, dove appunto sono frasi tratte dai testi principalmente scritti da Samu, e che se chiudete un attimo gli occhi e vi cercate di riflettere su queste frasi, potete anche trovare voi qualcosa di voi stessi dentro. Sì, si parla proprio appunto della condizione, della situazione umana. Ottimo. In generale. Ottimo, ottimo, bene. Abbiamo fatto un quadro... Magari visione un pochino pessimista, però vabbè, interessante. Vabbè, ci sta, ci sta. Allora, tra poco dovrebbe entrare Michele. Mai peggiore del 2020. Però. Mai peggiore del 2020, ma è una gioia. La nostra visione pessimistica si è avverata. Che gioia. No, comunque, teoricamente a breve dovrebbe entrare Michele. Michele Guaitoli è un cantante che canta con gruppi come Temperance, come Visions of Atlantis o Era. Ma lavora anche al The Groove Factory, appunto, che è uno studio in provincia di Udine. Una città fiera a... come Martignacco? Martignacco. Martignacco. Esatto. Yes. E, esatto. Abbiamo registrato lì l'album, è un ottimo studio, ottimo studio nel senso che ha
ottima strumentazione. Michele è simpaticissimo, molto alla mano. E, oltre a essere studio, è anche sale prove, scuola di musica, insomma, c'è un po' di tutto. E ci siamo trovati molto bene con Michele, poi ne parleremo. Eccolo! Eccolo, è entrato. Qua. Eccoci qua. Buonasera. Mitz, la sigla. Ecco, hai visto? Si sente in diretta. Si è sparato in diretta così, tic-tac, senza... Hai visto? Non c'è un backstage qua. Ti presento Michele Guaitoli. Ciao a tutti, ragazzi. Ok, no, c'era la sigla del Costanza Show. Ok, ci siamo. Dunque, stavamo dicendo appunto che abbiamo registrato l'album da te, con te, tramite te, con l'ausilio della figura di Michele Guaitoli. Stavamo dicendo un po', insomma, con chi canti, il lavoro che svolgi, e che ci siamo trovati molto bene. Abbiamo un po' descritto il The Groove Factory e un po' l'esperienza che abbiamo avuto, ecco. Quindi, se ti va, presentati e... dici un po' quello che fai, quello che... a parte che non ciao so quanto a tutti, mi sembra di essere a scuola, come stai? Esatto. Sto bene, sono un po' combattuto internamente, perché ovviamente io prima di tutta questa situazione ero negli Stati Uniti in tournée, per cui è stata un po' traumatica per me la situazione Covid, visto che ho interrotto quello che era il mio primo tour americano, in realtà, con i Visions of Atlantis. Ho dovuto correre ai ripari per tornare, per trovare il volo, la combinazione di voli adatta per tornare a casa. In realtà avrei dovuto essere in tour da febbraio, dall'inizio di febbraio, fino a praticamente metà giugno, in realtà tutto di un tiro, con pochissime settimane di interruzione. In realtà sono tornato a casa, visto quello che è successo, ma se non altro sono riuscito a fare un bel po' di cose che avevo lasciato in arretrato e a dedicarmi comunque alla musica, per cui insomma sto un po' così, ma nel male sto bene, visto che dai, c'è il lato positivo che penso come tutti ci si è un po' reinventati in questa fase, ci si è un po' riscoperti. Non so se anche voi avete usato questi mesi di lockdown per riscoprire un po' voi stessi. Sì, assolutamente. Questa è sicuramente la prova del fatto che ci siamo reinventati, perché non avremmo mai pensato di fare una live streaming. Quindi questo è l'effetto totale della nostra quarantena. Esatto. Io appunto canto, sono un cantante, per chi non mi conoscesse. Canto con tre band in questo momento: Visions of Atlantis, che sono una band italo-franco-austriana, o meglio austro-franco-italiana, perché la base è in Austria, multinazionale, attenzione, che è francese, e io che sono l'unico italiano. I Temperance, che sono una realtà totalmente italiana, e che almeno penso e spero in Italia sia conosciuta, e poi gli Era, che sono un progetto storico di musica new age, rock, tutta una serie di influenze molto molto interessanti. In realtà sono stati un progetto studio fino a inizio degli anni 90, a metà degli anni 90, hanno fatto un live nel 2003 in Russia, e poi non c'era nulla dal vivo, finché Eric Levy, che è il songwriter e il mastermind di questa realtà, ha deciso di prendere il progetto e portarlo dal vivo, in quella che è stata la prima tournée a cui ho avuto la fortuna di partecipare, prima del Covid, a dicembre dell'anno scorso. E tuttora doveva esserci una tournée programmata anche per quest'anno dicembre, dovevamo avere degli spettacoli in Russia, è tutto saltato, per cui vedremo cosa succede nel futuro, insomma. Vediamo. In ogni caso, ragazzi, per chi ci sta seguendo, andateveli a sentire, perché ne vale la pena. Ciao Mauro, comunque. Grazie. Ciao Mauro. Ah, una cosa volevo dirti, Michele. Allora, io gli Era non li conoscevo assolutamente. Però c'è una canzone... Ma sai che neanche io, adesso ti svelo questo, prima che mi chiamassero neanche io, non sto scherzando, è un aneddoto interessante questa cosa qua. Sul web. Però prima di venire contattato io non avevo idea di... Cioè, o meglio, avevo visto un sacco di volte il logo, perché penso che se uno è entrato almeno una volta in un negozio di musica, il logo degli Era li ho visti. Sì. Però non avevo assolutamente idea di questa realtà prima di avere questo contatto. Allora, un funny fact, secondo me, è che appunto io non conoscevo gli Era, però sul web qualche mese fa ha cominciato a circolare un meme. La canzone è molto bella, secondo me, però circolava un meme con un gatto con una specie di lampada sopra,
e la canzone che c'era sotto era Ameno o Ameno. Ameno, esattamente. Sì, esatto. Sì. E io dopodiché... L'ho visto quel bello. Ho detto, ok, è una canzone qualsiasi, non so, tratta magari da una serie TV, qualcosa. Poi cerco su Spotify gli era e vedo che è degli era. Ci sono rimasto malissimo. Sì, ma in realtà sono una realtà grandissima che semplicemente io credo che non appartenga alla nostra generazione, nel senso che appartiene a una generazione precedente alla nostra. Tant'è che spesso, nel 90% delle date che abbiamo fatto, il pubblico era tutto fatto da persone che avevano una media sicuramente più alta della mia età, di almeno una decina d'anni. Per cui credo che sia abbastanza normale. Non mi sento in colpa a non aver conosciuto il progetto in cui sto cantando prima, insomma, di questa cosa qua, proprio perché è una realtà novantiana, anni sia appunto 90, anni 90-2000, e quindi che dire, non mi sento troppo in colpa. Adesso ovviamente conosco tutto il repertorio, a me n'ha dito. Ma tra l'altro abbiamo visto che sono parecchio seguiti, cioè hanno degli ottimi numeri, cioè veramente... Beh, ma tu pensa semplicemente che alcuni brani scritti da Eric Levi sono stati scritti per Bocelli. Per cui si parla di una realtà gigantesca, no? Insomma, assolutamente. Però, ripeto, io non conoscevo la mia stessa band prima di essere contattato. Perfetto. E quindi le altre due band, abbiamo detto, sono Vision of Atlantis e Temperance. Se ti va, dici un po' degli altri progetti che hai, poi casomai parliamo un po' di Vision of Atlantis e Temperance sono le due realtà più attive e sicuramente più attinenti, quelle che il nostro mondo più del metal, nel mio caso del metal sinfonico / metal melodico, perché mentre Visions of Atlantis sono, io credo che siano attualmente una delle band più attive in quello che è il panorama del symphonic metal, visto che avremmo dovuto viaggiare su una media di 50-60 concerti l'anno, l'anno scorso ne abbiamo fatti una cinquantina nel 2019. Nel 2018, che è l'anno in cui io sono entrato nel gruppo, solo io ne ho fatti una ventina e la band aveva fatto diverse tournée prima, però insomma sono un nome che soprattutto negli ultimi anni, dopo una rinascita diciamo della band che è avvenuta attorno al 2016-2015, perché la band è nata nel 2000 appunto, poi ha avuto un lungo stop con un grossissimo cambio di formazione tra il 2013 e il 2016, e con il cambio di formazione nel 2016 c'è stata una vera e propria rivoluzione che ha riportato la band in voga, perché c'è stato un cambio stilistico che ha reso la band più moderna, perché c'è stato un cambio di line-up con degli elementi che erano effettivamente più dediti e più all'interno di quello che il music business, mi viene da dire, nel senso che come penso sappiate benissimo ormai, visto che ne abbiamo parlato un sacco di volte, fare il musicista è un hobby fino a un certo punto della propria carriera, e poi si arriva a un determinato punto della propria carriera in cui diventa una scelta di vita, in cui se uno decide che vuole fare questo mestiere e non più questo hobby, deve chiaramente dedicarci, sì, e è una scelta che spesso crea delle rotture all'interno dei gruppi. Io stesso, con le mie band precedenti, ho vissuto una rottura simile, perché siamo arrivati a un determinato punto in cui o si sceglieva di dedicarsi al 100% all'attività musicale, e nella speranza ovviamente di viverci, nella speranza di guadagnarci, che non è mai una certezza, anzi spesso non lo è, spesso è un investimento che una spesa, soprattutto che un guadagno, soprattutto nelle prime parti, nelle prime fasi, e per esempio la mia vecchia band, gli Overtures, si sono sostanzialmente sciolti per questo motivo qua, perché chi per un motivo, chi per l'altro, non ha avuto la possibilità, perché alla fine si parla di possibilità, non è quasi, cioè tutti vorrebbero fare il musicista, tutti i musicisti, mi piace pensare che vogliono fare il musicista nella vita, ma arriva un determinato momento in cui o fai 30 date l'anno, o vai in ferie con la morosa, o con la fidanzata, o prendi ferie per stare con tuo figlio, ci sono un sacco di opzioni. E quindi c'è chi giustamente, lecitamente, non ha questa, non ha la forza o la voglia o la possibilità di fare questo passo. E la fortuna che ho avuto io è che con la rottura degli Overtures mi sono aperte delle porte, che sono appunto quelle di Temperance prima e di Visions of Atlantis dopo, dove tutti quanti erano già persone che erano già dentro questo mondo e avevano già fatto questa scelta, come l'ho fatta io parecchi anni fa ormai. E quindi sia nel caso dei Visions che nel caso dei Temperance vivo in due realtà dove tutti quanti siamo dei musicisti, tutti quanti viviamo di musica, reinventandoci. Io sono l'esempio tipico del musicista che
il 50% dell'attività che fa la fa sul campo di battaglia, quindi dal vivo, e l'altro 50% lo fa appunto come produttore fonico in studio di registrazione, come appunto è stato nel vostro caso. E tra l'altro il consiglio che mi sento di dare a chiunque stia ascoltando e faccia il musicista, a chiunque guarderà questa diretta poi, perché io immagino che rimanga poi sulla pagina Facebook, sì, teoricamente dovrebbe rimanere, si limita a chi sta assistendo in questo momento, è quello di mettersi chiaro in testa che se uno vuole fare il musicista, prima o poi questa scelta deve farla, e prima le idee chiare su quello che vuole fare, prima evita tutte quelle problematiche che potrebbero andarsi a creare con i compagni di band, che diventano inevitabili. La cosa molto bella è che nel vostro caso io ho visto 5 elementi tutti e 5 determinati, e questa è stata una figata, perché raccontiamo l'aneddoto della registrazione di batteria. Quando noi inizialmente c'era stato un piccolo malinteso sulle tempistiche del lavoro in studio, sì. E alla fine ci eravamo detti: ragazzi, però se vogliamo fare queste batterie dobbiamo prenderci 4 giorni di fila per fare le batterie, e Fans, tirando fuori i coglioni, ha detto: sai che c'è, io vengo, se poi il mio capo non va troverò un altro lavoro. Ok, se vuoi raccontarlo precisamente, Fans, è il momento giusto. Però stima totale nei confronti di Fans, che ha dimostrato di avere tutti i presupposti per fare il musicista davvero. Ci vuole convinzione. Vai Fans, se vuoi raccontare. Era una cosa assolutamente da fare, cioè nel senso che appunto ci eravamo organizzati, questo CD doveva venire fuori in una determinata maniera, e chiaramente io mi ero già organizzato col lavoro, avevo detto: oh, senti, ma a me servono sti 2 giorni. Cosa succede? Passa un po' di tempo e non avevo ancora saputo nulla, no? Gli faccio: scusa, ma i 2 giorni, allora siamo a posto, no? E mi fa: ma quali 2 giorni, no? Dove devi andare? Io ho detto: guarda, ti ho chiesto 2 giorni di permesso 2 settimane fa e tu adesso ti svegli, no? E niente. E mi fa che non poteva darmi quei giorni perché aveva per forza bisogno di me. Io però lì gli ho detto: guarda, senti, a me quei 2 giorni servono assolutamente, perché come anche gli altri sapranno, quando prenoti delle sessioni in studio non è che puoi metterti tanto a giocare, guarda, facciamo domani, facciamo la settimana prossima. Ci sono dei tempi tecnici da rispettare, anche perché non sei l'unica band che va a registrare lì, soprattutto. Quindi gli ho detto: guarda, a me sti 2 giorni servono. Niente, alla fine lui non ha voluto assolutamente darmeli, ho detto: vabbè, vecchio, io devo andare, e sono andato a registrare. Morale della favola? Hai registrato un album che la gente dovrà ascoltare anche per questo motivo, dato che abbiamo fatto dei sacrifici, direi. E vabbè, è andata come è andata. Però ne è valsa la pena, quindi, no? Quindi valsa la pena, non mi sono pentito di nulla assolutamente. Ma infatti, guarda, questa è la verità, poi, no? Che uno non è che se uno ha davvero la passione, poi di queste cose non si pente mai. Nel senso che io sono uno che ha sempre creduto e sempre crede che la soluzione si trova per qualsiasi fattore. Cioè, se io anche domani mi tagliano le corde vocali, tocco ferro, mi tocco le palle, qualsiasi cosa, perdo il lavoro, perdo lo studio, io sono convinto che una persona che sa sfruttare le sue occasioni e sa sfruttare, diciamo, le situazioni che gli si pongono davanti, riesce a viverle. E molto dipende da come noi affrontiamo le cose, no? Molto dipende da come noi ci facciamo influenzare dagli eventi, perché c'è chi perde il lavoro un giorno e il giorno successivo dice: ok, è l'inizio di una nuova parte della mia vita. E c'è chi la vive con una grandissima tristezza, una grande depressione. Poi è ovvio che va analizzato di caso in caso, perché c'è chi ovviamente è nella merda ed è in situazioni drammatiche, e capisco questa cosa qua. Però diciamo anche che, non voglio aprire discorsi politici, ma c'è chi sta molto molto peggio di noi e che non ha la possibilità di fare questo mestiere e giustamente vive con altre dinamiche. Ma nel momento in cui ci si approccia all'ambiente musicale significa che si ha la possibilità di vivere questo mondo, è giusto, secondo me, sacrificarsi, come è giusto che si faccia per un lavoro vero e proprio, se lo si vuole far diventare un lavoro vero e proprio, altrimenti rimarrà e sarà sempre un hobby, insomma. Quindi vanno fatte delle scelte, insomma. Chiaro. Allora, domanda così, dato che comunque ci hai detto che tu dividi, diciamo, metà della tua vita come musicista e metà come fonico, ingegnere del suono, sì, così, cos'è che ti ha spinto a intraprendere anche la strada di ingegnere del suono? Cioè, è una cosa che ti ha appassionato per qualche motivo in particolare, per qualche esperienza? Insomma, è una cosa che è venuta automaticamente?
Allora, io parto dal fatto di aver studiato informatica per un sacco di anni della mia vita. Ho fatto un liceo scientifico in indirizzo informatico, ho fatto un'università in indirizzo informatico, cioè, tecnologie web e multimediali, si chiamava quella volta lì. Non so se esiste ancora questa facoltà all'Università di Udine, però quando la frequentavo io si chiamava tecnologie web e multimediali. E quindi in generale il mio piano A, prima di diventare musicista, sarebbe stato quello. In realtà i miei mi volevano informatico, a me affascinava più la vendita commerciale e la riparazione delle macchine, no? Più che la programmazione e la gestione dell'hardware. Io ero molto più affascinato dallo smontare, tuttora sono un nerd da questo aspetto qua, vero e proprio. I computer assemblati erano più il mio mondo e ero sempre attento, no? Vivevo nel mondo dei benchmark, mettiamola in questa chiaro, maniera qua. Chiaramente a un certo punto della mia vita mi sono reso conto che l'attività musicale aveva una grossa parte del mio cuore, stava piano piano come un piccolo cancro in senso positivo, mi stava mangiando dall'interno, mettiamola così, molto metal come concetto, come espressione. E confrontandomi con altri musicisti più esperti, più bravi, più grandi di me, con molta più esperienza, io ho visto da subito che non ce n'era uno che non facesse due lavori all'interno del settore musicale. Tuttora, se io guardo agli altri elementi delle mie band, tutti hanno un doppio lavoro nel mondo della musica, perché prendo Marco Pastorino, il chitarrista di Temperance, lui fa sia il promoter, lavora con un'agenzia che si chiama TrackMeHard, che è un'agenzia di booking e management di band, scrive anche per altre band, oltre che per i Temperance, e suona la chitarra. Oltre al fatto che anche lui con me, diverse band, canta, in due gruppi lui fa il cantante, nei Temperance sia cantante che chitarrista. Clementine, la cantante di Visions of Atlantis, anche lei ha un'agenzia di promozione di spettacoli che si chiama Sounds of Hell in Francia, nella zona di Lione, e lei produce spettacoli nella zona di Lione, produce gruppi grossi, produce i Behemoth, produce, che ne so, gli Architects, produce, cioè, nomi anche abbastanza importanti, collabora con diversi locali. Esatto, collabora con diversi locali e lei è la promoter, cioè quella che fa da contatto tra le band e il locale per fissare le date, per gestire tutto quanto. Thomas, il batterista di Visions of Atlantis, questo non è un segreto, lui è una delle teste, tra virgolette, di Napalm Records, è uno dei AR, è uno dei manager di Napalm Records, lui è quello che lavora direttamente con gli InBizKids, lavora direttamente con gli Alterbridge, lui ha, diciamo, la gestione dei nomi più importanti di Napalm Records, e ha fatto questo percorso lungo 20 anni. Lui ha iniziato vendendo i dischi, no? Lui vendeva i dischi nei banchetti, e piano piano ha fatto carriera all'interno di Napalm fino a diventare una delle figure più di rilievo dell'etichetta stessa. E, tra l'altro, questo significa anche che ha superato quella fase in cui fa da tramite per i gruppi più piccoli. Non è che io posso andare lì e dirgli: oh ragazzi, ho un gruppo fighissimo di amici che suona. Lui dice: sì, beh, c'è qualcun altro a Napalm per questa cosa qua. Io ormai ho superato quel livello. E Ducci, lo so, se no sarebbe, però credimi è uno scudo per me, perché pensa che in che posizione sono io se dovessi fare da tramite per gli amici. No, appunto, sarebbe un casino, sarebbe molto difficile. Mi sentirei una merda a dirti di no, come mi sentirei una merda a chiedere il favore a lui. Però sarebbe uno stress. Fortunatamente ha superato, e non sarebbe neanche meritarsi il successo, tra virgolette, no? No, certo, però nel senso fortunatamente che... questo... Vai. No, nel senso che è giusto che anche una band, quando comincia ad essere consapevole del percorso che vuole fare, ci metta tutta la grinta la che faccia, ha. La faccia, si proponga, deve... certo. Esatto, e deve dire: caspita ragazzi, siamo arrivati a un punto in cui con questo album vogliamo investire... Vogliamo dire qualcosa di veramente concreto per fare lo step superiore, ed è giusto, certo, che venga percepito anche da parte nostra, anche perché poi la grinta diventa sparata a mille, e quando ci metti la faccia così ti pregusti tutto il percorso. No, è vero, e poi soprattutto secondo me è anche un percorso che è formativo ed educativo, no? Cioè, nel senso, se si potessero bruciare le tappe, probabilmente si farebbero tanti disastri, perché ci sarebbero un sacco di band che magari si ritroverebbero in una realtà senza avere l'esperienza per comprenderla al 100%. Io mi rendo conto
cioè, io personalmente per raggiungere il livello di professionalità, chiamiamolo così, in cui vivo attualmente, ci ho messo quasi 17 anni, 16-17 anni, e mi rendo conto che se fossi finito nei Visions of Atlantis 5 anni fa, o nei Temperance 6 anni fa, probabilmente non avrei saputo stare al passo di quello che sono le realtà in cui sto vivendo. Così come se fossi entrato negli era a dover collaborare, a dovermi rapportare con una realtà come quella di Live Nation e con un'etichetta come quella che è Universal, sicuramente non avrei avuto la maturità e non avrei avuto la capacità di affrontarla in maniera matura, questa situazione qua. Sì. Qui... alla fine è tutto frutto del percorso e della strada, sì, che ognuno di noi sceglie. Sì, esatto. Ma anche perché, Michele, tu per esempio per Vision of Atlantis sei entrato nel loro attivo praticamente in che anno? È nel 2018. A fine 2018. Ecco, sì, quindi avevano già 18 anni all'attivo, sì. Certo. Appunto, uno entrare in una band che ha tutto questo tempo alle spalle non è proprio sì, così da niente, anzi ci vuole una certa esperienza. E... No, ma infatti. Ma poi soprattutto io mi rendo conto che essere entrato in una realtà simile adesso, o meglio 2 anni fa in questo caso, mi ha dato la possibilità di entrare in una realtà potendo dire la mia, potendo mettere in gioco anche la mia esperienza. Quindi effettivamente si diviene un elemento alla pari degli altri componenti della band. Non si diventa un elemento inferiore o che guarda dall'alto in basso gli altri. Ma è una cosa che posso permettermi di fare perché c'è stato tanto sudore, perché c'è stata tantissima attività negli anni passati che mi ha fatto comprendere tante dinamiche, tra cui anche la capacità di rapportarsi con realtà nuova e di avere l'umiltà e la capacità di capire che per quanto uno possa avere il fuoco dentro e voglia dire no, questa cosa io so che va fatta così, eccetera, eccetera, ci sono modi e modi di farlo, e il rispetto per un progetto è una cosa che ammetto che 10 anni fa non avrei mai saputo concepire, perché avevo delle ideologie, avevo dei sogni, avevo degli ideali che magari credevo sarebbero stati assoluti e non relativi. Invece nella musica tantissime cose sono relative e non assolute. Il discorso composizione, il discorso songwriting, il discorso arrangiamento, io mi sento di poter dare qualcosa, come spero e credo di aver fatto con voi in studio, rapportandomi al genere musicale della band, con la maturità di dire ok, questa cosa è figa se la fanno i Metallica, fa cagare se la fanno il Scyther, è bellissima se la fanno, che ne so, i D-Lane, o magari allo stesso tempo c'è quell'influenza presa dai Paradise Lost che può calzare il lavoro fatto degli Scyther, ma non calzerebbe una band che magari fa symphonic metal. Però io sono il primo a dire che un po' di anni fa, se c'era un qualcosa di figo, io davo per assoluto questa cosa. Dicevo, no, questa cosa è figa, facciamola. Non mi frega che fai genere, che fai prog o che fai symphonic. È bella, quindi va fatta. Oggi guardo le cose con un'altra diciamo che bisogna un po' capisco. Contestualizzare il tutto, no? Esatto, è fondamentale. Infatti quest'ottica, tra l'altro, ci ha portato e ha portato a voi fan che ci state ascoltando quello che è stato il nostro primo singolo pubblicato, quindi... sul primo singolo, che è Merciless God, tra l'altro Giovanni prima vi ha linkato il link per andarlo ad ascoltare, sì. Quindi se non l'avete ancora è fatto, fissato in alto in chat, anche in questa chat sì, è fissato in alto. Ottimo, già qua avete potuto sentire, rispetto al nostro EP precedente che è Blind, di cui parlavamo prima, già queste... Già il frutto di un lavoro in studio con un'attenzione come un personaggio come Michele, che ha saputo comunque indirizzarci verso, chiedendoci anche dei pareri, però mettendo la sua esperienza praticamente al nostro servizio, praticamente, ed è venuta fuori una cosa interessante. Una di queste cose che mi sento di invitarvi ad ascoltare con molta attenzione sono i cori. Ragazzi, sì, non vi non vi diciamo tutti quanti quanto ci siamo divertiti, ma quanto ci siamo anche stufati.
e quanto ci siamo veramente impegnati per registrare i cori che avete anche già modo di sentire su una canzone come Merciless. Allora, raccontando un po' un aneddoto, il giorno in cui sono stati fatti i cori in studio io non c'ero, quindi no, fino a quando non ho ricevuto il materiale, le pre-listen, diciamo, dell'album, io non avevo idea di cosa fosse successo quel giorno, cioè zero. Mi sono arrivate le pre-listen, le ho ascoltate e veramente una delle cose che mi ha stupito di più sono stati proprio i cori adattati alle canzoni, cioè adattati alle canzoni e inserite nei contesti giusti nel modo giusto. Cioè, quello mi ha proprio stupito perché non mi sarei mai aspettato una cosa del genere e sono convinto che diciamo gran parte del merito è grazie anche appunto a Michele, che senz'altro in questo ambito è il suo ambito, diciamo. Sì, c'è da dire che comunque anche i cori fatti per il vostro disco sono stati dei cori adattati al genere, perché mi viene in mente l'esempio diretto che faccio con, cioè, prendo i Temperance, prendo i Visions of Atlantis, prendo una qualsiasi band più sul trash, come nel vostro caso trash modern, sono tre modi di lavorare totalmente diversi, perché con i Temperance ad esempio lavoriamo con layer e layer, abbiamo anche 20 layer di cori tante volte, con tutte armonie che si incastrano fra loro, con voci fatte e da me, e da Marco, e da Alessia in stereo, con tantissime sezioni e costruzioni, perché è un genere molto sinfonico, molto basato sulle armonie, e quindi c'è un tipo di lavoro. C'è il coro fatto con i Visions of Atlantis, che è un coro più basilare, dove, bene o male, giochiamo principalmente con doppioni delle voci tra me e temi, e c'è il coro, come nel vostro caso, dove invece abbiamo optato l'opzione più grezza, ma nel senso buono. Cioè, più grezza nel senso più diretta, più vichinga, come possiamo chiamarlo? Ci interessava, esatto, dove non ci interessava andare a creare una costruzione armonica alla, che ne so, alla symphonic metal o power metal, che non avrebbe avuto nulla a che vedere con il vostro disco, ma ci interessava dare un senso di energia, un senso di coro da stadio, un senso di urlo di battaglia, e quindi abbiamo fatto un lavoro per ricreare questo tipo di realtà e non il coro concepito come coro fatto di layer armonici per dare un senso di melodia di un po' più fighetta, insomma. Era, diciamo, per aggiungere del corpo alle canzoni, cioè era quello, esatto, lo scopo, piuttosto che creare un'armonia. Però l'impatto cambia tantissimo. Assolutamente. La cosa bella è che magari non lo sai neanche tu di Michele. All'inizio pensavamo, adesso andiamo da Michele, lui fa power metal, symphonic, sicuramente con i suoi cori e roba del genere, sarà diretto da quella parte. Invece no. No, vedi. No, ma infatti il bello di Michele e di produttori come Michele è che se un produttore è bravo, secondo me, non è che ti impone la sua visione, ma lui comprende dove tu vuoi andare e ti dà una mano a farlo meglio. Esatto, ti capisci. Guarda, questa cosa qua è una cosa che mi fa molto piacere sentire anche da parte vostra. Io pochi giorni fa ho fatto una diretta simile con i Perpetual Fate, che sono una band di Padova, e anche loro mi hanno dato proprio questo feedback, che ovviamente a me dà molta gratificazione, mettiamola così, perché loro giustamente, e per fortuna, hanno detto: io grazie al lavoro che abbiamo fatto assieme in studio, noi grazie al lavoro che abbiamo fatto assieme in studio, siamo riusciti a creare un'identità sonora che ci definisce e in cui ci rispecchiamo. Quindi anche nel loro caso, per fortuna mi sento, almeno loro concordano su questa cosa, poi i fatti parleranno, ma questo è un altro paio di maniche, però mi sento di essere riuscito non a creare una band secondo una mia idea, ma appunto a pescare l'essenza di quello che è la band e renderla in maniera, in alta qualità. No? Io talvolta in studio faccio questo esempio. Ci sono gli MP3 e ci sono i file wave ad alta qualità. E diciamo che la band che arriva con le preproduzioni in sala prove sono un po' le MP3. Il produttore bravo riesce a far diventare le MP3 un file in alta qualità, facendo sì che rimanga la stessa canzone. Invece il produttore o lo studio di registrazione che non è così bravo, mettiamola così, magari riesce a dare l'alta qualità dal punto di vista tecnico, ma se la canzone diventa diversa da quella che c'era in fase di preproduzione, qualcosa è andato storto. Anche perché a me non deve interessare troppo
che la canzone piaccia a me o che sia nel mio gusto, perché il gusto è una cosa assolutamente personale. A me deve interessare che voi vi rispecchiate in quello che è il vostro sound e facciate le vostre scelte. Se poi il vostro prodotto oggettivamente fa schifo dal punto di vista musicale, non è né un problema mio né deve essere un problema vostro, perché voi dovete essere convinti e poi eventualmente fare le vostre considerazioni. Io devo prendere una schifezza e farla diventare una schifezza in HQ, in alta qualità. Nel vostro caso, ovviamente, non è il caso della schifezza, siamo tutti molto soddisfatti del lavoro fatto, oppure siamo tutti così stupidi da credere che una schifezza sia bella, insomma. Welcome to musica commerciale. No. Mi dissocio. No. Comunque, però almeno siamo contenti. Sì. No, direi siamo molto soddisfatti, siamo molto soddisfatti. Assolutamente sì. Insomma, ad ogni modo, ragazzi... Sì, ad ogni modo, ragazzi, se andate a registrare da Michele, insomma, andate tranquilli sul sicuro, questo è... Sì, è proprio una figura che riesce a capire quelle che sono le tue intenzioni e valorizzarle al massimo. Ecco, questo secondo me è il cerchio finale. Salutiamo Davide che ci ha raggiunto in chat. Vichingo è bello. Ciao ragazzuoli, spaccate da morire. Grazie Davide. Giorgio Salvello, forza ragazzi. Lei. Ciao Giorgio. Perfetto. Chiudere questo discorso, secondo me la questione è semplicemente che io sono anche musicista e quindi vivo anche con la mia esperienza, la situazione di entrare in uno studio. Cioè, come io non vorrei entrare in uno studio e ritrovarmi la canzone che mi suona differentemente, so e vivo alla stessa maniera l'esperienza quando sono dall'altro lato. E come non farei su di me certe cose, non voglio che succedano su di me certe cose, non mi sento di avere la possibilità di farlo. Proprio io personalmente mi do questo divieto. Cioè, se a me piace di più qualcosa rispetto a qualcos'altro, sono fatti miei e devono rimanere fatti miei, non devono essere chiaro. Invasi. Poi ovvio che quando si parla di sbagli è diverso, perché ci sono state cose sbagliate, no? L'accordo sbagliato, la nota sbagliata di cui non ci si è resi conto, che ovviamente viene discussa, ma quello è tutto un altro paio di maniche. Non sto dicendo che se uno suona in 5 quarti, uno in 4 quarti, allora è poliritmia, vabbè, sì, però... No, è jazz. È free jazz. È free jazz. Facciamo del buon free jazz. Sì, non è un fatto della composizione, certo. No, esatto. Chiaro. Va bene. Perfetto, dai, direi che Michele è stato veramente chiarissimo, soprattutto in queste ultime considerazioni, ha fatto praticamente capire il nostro lavoro attraverso cosa è stato, che cambiamenti ha avuto e che influenze. E quindi ti ringraziamo tantissimo, Michele, grazie mille del tempo che ci hai dedicato. Figuratevi. È stato super interessante. Nella chat ci sono i link della pagina di Facebook, degli Era, dei Tempres, dei Vivi. Grandissimi. Ci sono tutti Michele. Della pagina del Groove Factory sono tutte e dopo andate a spiegarle voi su Spotify, Instagram, tutto quello che volete. Intanto però avete lo sfondo e la speranza è di vedersi per un release party, certo, sempre i fiocchi, ma qua viene tutto prorogato, avanti sempre pro. L'importante è che sia pro e non... Esatto, se è pro va bene. Ma comunque ci sarà. Ma quello che mi preoccupa è che quando si potrà ci sarà una caterba di eventi, saremo sommersi da concerti. E... Ma magari ci sarà un casino di gente che dirà finalmente posso tornare a vedere qualcosa. Sì. Assolutamente. Pacchia. Va bene allora, grazie mille Michele. Grazie mille. Buona serata anche a te. Ciao Michele. Ok, con calma. Molto bene. Bene, ragazzi. Comincia a far caldo. Si spoglia. Mi sembra giusto. Bene. Allora. Madonna Mitch, ma che grosso che sei. Non quanto te. Allora, ragazzi, dovete sapere che... Cioè, uno può anche fare... Tipo Joe, fa palestra, si mantiene, eccolo che flexa. No, si mantiene. Sono chiuse. Comunque, è uno che di solito quando le palestre sono aperte va sempre costantemente in palestra. Ma può esserci anche il più grosso del mondo, un Arnold Schwarzenegger ai tempi d'oro, qualsiasi cosa. Samu è troppo grosso. Difatti, qua creando le scene di OBS ho fatto fatica a farlo stare dentro lo schermo. Abbiamo dovuto adattare le fotocamere anche perché non rientrava nell'obiettivo. Pensa che prima stavo appendendo il poster del crack, no?
e l'ho dovuto spostare perché ero troppo grosso e lo coprivo. Esatto. Tra l'altro, esatto, a proposito di Cacco, cogliamo l'occasione per salutare Silver, Manu, da tutta la sua famiglia, anche grande, per averci ospitato durante il corso dell'anno scorso in vari eventi, tra cui anche, non l'anno scorso, ben 2 anni fa ormai, il nostro primo release party delle pre-blinded, quindi grazie mille al crack, speriamo che state tutti bene, un abbraccio. Sì, non vediamo l'ora che riapra, che assolutamente, ma in generale non vediamo l'ora che riaprino i locali, i vari che ripartano gli eventi, eccetera. Ecco, ma mi sentite? Sì, molto bene. Ok, benvenuta al Maurizio Costanzo Show. Si sente solo Michele? Sì, ma si sente in streaming. Benvenuta al Maurizio Costanzo Show. L'ho sentita prima. Okay. Ora me la immagino. Se la sentono tutti tranne noi, figata. Falla tu, Elia. Ok, allora. Bene, allora. Diamo il benvenuto a Carlotta Bianco, che è qui con noi adesso. È stata la nostra fotografa ufficiale per tutto ciò che riguarda le foto, sia interne ed esterne, che avete già potuto ammirare anche sul nostro profilo Instagram. Comunque, e presumo lo sarà anche oltre. Assolutamente. Sicuramente abbiamo una campagna che durerà comunque fino all'uscita del nostro album Blackstone World. E oltre. Che ricordiamo uscirà a settembre, quindi avrete modo di vedere i suoi scatti fino a quella data e oltre. Ma per entrare un po' nei dettagli, lasciamo un po' anche parlare a lei, un po' sì, il feeling. Casomai spiega quello che fai, lo studio, i tuoi beh, diciamo, sì. Intanto è stata una sorpresa conoscervi, a parte che ho ascoltato la diretta fino adesso e parlavate tutto così tecnico, io sono molto più terra terra, come la maggior parte delle volte in realtà, e non siete la prima band con cui sono molto terra terra. Sono anche un po' emozionata perché nessuno mi ha mai invitato a una live, e quindi grazie. Olè. Grazie del pensiero. Ma è perché è la prima volta anche per noi. Esatto. È perché ci stiamo trattenendo che stiamo parlando in maniera tecnica, sennò sarebbe tutto un... Ma sì, ma infatti ho ben presente i momenti che abbiamo passato insieme, magici momenti, abbiamo riso un sacco. Ti ricordi Edoardo Bennato? Edoardo Bennato, sì. Un saluto a Edoardo Bennato, ricordo... che ci segue sicuramente. Ciao Edoardo. Bella, grande Edoardo. Mi è rimasta molto impressa la gita in macchina, fatta quella mattina per andare fino a Marghera, che oggi è zona rossa, molto rossa. Molto nera. Mamma mia, le mascherine anche a casa, chiudete le finestre e state a casa. Esatto. Beh, ecco. Vabbè, qua non penso, insomma, che siamo in pericolo, Gio, insomma, qua a San Donà siamo abbastanza tranquilli, ecco. Comunque, niente, cosa faccio io? Foto, vabbè, sono una fotografa professionista e principalmente, o meglio, è il mio sogno, più vado avanti, è quello di seguire le band come target principale, quindi curarne le immagini, fotografia, magari anche comunicazione, cioè che è già capitato in altre occasioni con anche altre band. E voi siete una di queste? Ecco. Assolutamente. Quindi hai uno studio? Hai uno studio, giusto? No, allora, no, non ho uno studio, però, insomma, casalingo al momento, ma me la giostro così. Voi avete appunto fatto le foto, quello che è stato per un periodo lo studio mio di riferimento, ora non lo è più, per motivi tecnici e anche burocratici. Chiaro. E quindi adesso si fa quel che si può. Diciamo che poi le foto in studio sono una cosa che amo fare fin là, perché poi in realtà le foto con le band, quando sono ambientate, soprattutto se vengono fatte anche in contesti di tour, concerto, sono molto più belle, molto più spontanee, siamo più in sintonia tutti quanti, tutti molto più rilassati e vengono fuori degli scatti più belli. Cioè, gli scatti più belli che finora mi hanno soddisfatto sono foto fatte in giro. Tipo, dai, mettetevi un attimo qua che vi faccio una foto al volo, mi viene in mente una band con cui io lavoro molto, che sono i Talos, che le loro foto più belle promozionali le abbiamo fatte ai loro live, quindi nel momento prima di suonare, se il posto si prestava col bel tramonto, col bel mare, mettetevi in posa, vi faccio una foto al volo, o anche no, anche senza mettere in posa, però insomma
Infatti con voi immagino anche il giorno che siamo andati a Marghera è stato molto più rilassante che quando eravamo in studio. Forse potete confermarmi questa cosa. Sì, è stato anche sotto un certo punto di vista più entusiasmante, perché c'è stata anche molta più scelta, più, diciamo, più, come si può dire, coinvolgimento, essendo in posti molto più vari e più, diciamo, divertenti, mettiamola così. Sì, c'è da dire che avevamo anche già rotto il ghiaccio, perché comunque sì, la prima volta, a parte Joe, cioè noi ci siamo conosciuti là, sì, sul posto, infatti è stato un po' traumatico, secondo me. Di solito a me piace organizzare anche degli incontri prima del set, per conoscersi, come si fa comunque con un cliente in generale, ci si conosce e poi si parte a fare le foto e tutto quanto. Quindi la seconda volta, perché poi c'è da dire che noi appunto abbiamo fatto il set in studio e uno all'aperto, in due momenti separati, quindi abbiamo avuto modo di conoscerci. E poi in un secondo momento infatti è stato tutto molto più semplice. Sì, 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 sì. Giusto, giusto. No, è stato veramente bello comunque quei giorni lì, soprattutto all'aperto, come hai detto te, perché appunto avendo già rotto il ghiaccio abbiamo comunque manifestato anche quella che è la nostra spontaneità tipica, anche un po' da, come possiamo dire, un po' da cazzoni. Quando, beh, come alla compagnia, fine sono io in realtà, cioè, voi magari mi vedete, sai, così, ho l'impressione che vada fuori quella di essere un po' impostata, ma in realtà sono molto cazzona, anch'io, chi mi conosce bene lo sa, quindi sì. Ci siamo trovati anche per quello. A parte il fatto che ovviamente faceva freddo, perché ragazzi abbiamo fatto gli scatti che era gennaio, cos'era, gennaio, febbraio? Mamma mia, sì. E quindi ragazzi, noi per fare queste cose all'aperto abbiamo una tempistica perfetta praticamente, perché noi giriamo i video quando c'è la nebbia che ci ghiacciamo anche i... Esatto. Sì, mi ricordo. Ha pensato, ma non l'ho detto. Che battiamo i denti, io non direi quale migliore espressione del mood di Blackstone Wall, ovviamente. Per fare del resto suoniamo heavy trash, quindi è giusto. È giusto. Sì, ma tra l'altro quel giorno ha piovuto, Anna, cioè nel momento in cui abbiamo finito è iniziato, sì, a piovere, o che stavamo facendo le ultime foto là dalla chiesa a Musile, ha iniziato, sì, a piovere. Sì, sì, sì. Grazie alla parrocchia di Musile, salutiamo. un saluto alla parrocchia. Quella gente che passava e vedeva Elia tutto incappuzzato. Ah, sì. Perché se avete visto su... La porta chiave è giusto. Hanno rialzato. Oh, ragazzi, piano. Che era passato anche quella classe di bambini, spero, in passeggiata. Perché esatto, se avete visto, se avete visto tutti. No, la scena più bella di quel momento è stato quando ero incappucciato e avete già avuto una prima foto, tra l'altro vista, anche se non è in quella situazione lì, e c'ero io proprio così, raga. Sì, praticamente lì ha una mantella col cappuccio nero, ovviamente, e quel giorno lì siamo andati a fare le foto davanti alla chiesa di Musile, vicino a San Donà, e lì ha fatto una parte del set con questa mantella nera, col cappuccio nero grande, incappucciato davanti alla porta della chiesa. Uno dice, Mario, ok, se non c'è gente, ok, ci può anche stare, cioè, che problema c'è? Il problema è che c'era un traffico della Madonna e tutta questa gente passava e vedeva, sì, ma incappucciato. Soprattutto un traffico di persone, cioè, neanche perché non c'era in giro nessuno, di macchine, eccetera, eccetera, però passata la carovana di bambini, gente a casa. Sì, cioè. Sì. Tra l'altro, sì, le foto sempre serie, sempre, noi facciamo sempre foto serie, perché dobbiamo, sì, insomma, pubblicizzarci. Qui avevamo inchiodato Joe, sì, esatto. Era una riproduzione fedele della passione di Cristo. Esatto. Esattamente. Vabbè. È stato bello, è stato divertente, mi sono divertita. Forse riesco anche a far vedere. Quindi grazie, ragazzi. Anche la cosa bella. E spero anche voi, comunque. Sì, assolutamente. Assolutamente. Penso che parte del divertimento sia anche dovuto al un po' al senso di scoperta che dovevamo fare quel giorno, perché effettivamente non sapevamo benissimo dove andare, no? Abbiamo un po' improvvisato. No, cioè in realtà c'era l'idea ben chiara in testa, ma cos'era successo? L'hanno trovato chiuso. Ah sì, sì, perché dovevamo andare in Forte Marghera ed era chiuso. Quindi sì, per lavori.
sta rifacendo il ponte. Allora giriamo, andiamo sul mio parcheggio di fiducia sull'attico, e in realtà passando abbiamo trovato questa cosa abbandonata pazzesca che non ho ancora capito cos'è, ma forse non è neanche abbandonata, è ancora aperta, però è chiusa in questo momento. Ma ci sta. Ed è stato pazzesco, ragazzi, perché è stata un'improvvisata geniale, secondo me. Sì, 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 assolutamente, sì, d'accordo. Assolutamente. Ha aggiunto molta varietà al tipo sì, di perché avevi comunque fatto l'urbano, e appena in parte avevi l'erbaccia alta che ti dava quel sì, anche un altro tipo di scatto, quindi è stato figo. Assolutamente, vi invitiamo a vedere. A parte che va quasi sempre così, cioè quando si programma un uno shooting, si ha un'idea e la maggior parte delle volte viene completamente ravvaltata, cioè che è anche giusto che sia così, no? Adattarsi un po' al contesto che si ha intorno. Comunque sì, vi invitiamo a vedere ovviamente le foto che ci ha fatto lei, le trovate anche sul nostro profilo, ma anche una pagina Instagram che abbiamo linkato in chat, ha una pagina Facebook in cui potete vedere tutti gli scatti che fa, che sono veramente belli, perché anche l'impostazione della pagina di Instagram è veramente veramente bella, mi piace un sacco. Tra l'altro grazie. Tutti i giorni, quindi potete vedere tutti i lavori che sta facendo e sono belli. Esatto, quindi sì. Sì, nonostante ci sia comunque questo periodo di coronavirus, dai, qualcosa salta su. Ragazzi, nelle storie un po' così. Nelle storie che lei fa la vedete sempre su con la mascherina, quindi sì, sì, no, ma giustamente, sennò poi sai, magari la concorrenza dice: ah, non ha le mascherine, denunciamola. Cose così. In ogni caso, ragazzi, sapete che comunque la Carlotta è stata molto disponibile, ci ha fatto un sacco di scatti, ma veramente tanti. E come si parlava prima, anche per il fatto dell'improvvisazione che un fotografo, secondo me, deve avere, insomma, in due giornate siamo anche riusciti a fare 4-5 location. Quindi. E penso proprio che vi trovereste bene, ecco. Piccola marchetta, ragazzi, andate a seguire i suoi lavori, la sua pagina Facebook ve l'abbiamo messa anche nelle stories di Instagram, comunque è BabyCC Photography, non sbaglio, e niente, andate a vedere tutti i suoi lavori oltre comunque a seguire la nostra pagina Instagram se non l'avete ancora fatto, e niente. Alla fine c'è qualche aneddoto che vogliamo aggiungere? Qualche cosa di strano? Ma che eri sempre in ritardo a toglierti la giacca perché... O la mantella. È stato bello studiare al momento come metterti la mantella, perché ricordo che c'era della difficoltà per allacciarti la mantella. Sì, ora trovo una foto, ora trovo una foto, vediamo, trovo una foto della mantella. Tutto da solo, qua. Wow. Questa è Elia con la mantella, immaginatevelo davanti alla chiesa. Dovrebbe vedere un sacco di idee, sì, e diceva proviamo, l'aveva fatto e alla fine dice cazzo è figo, lo tengo sempre, ogni cosa diversa, quindi questo non sarà mai una cosa uguale impostata. Ma anche le idee che ha avuto con le foto del riflesso, cioè insomma, sì. L'altro la foto del riflesso la potete vedere come nostra foto ufficiale del profilo artista di Spotify. Quindi su Spotify, vi guardate la nostra immagine, vi andate ad ascoltare Merciless God. No, su Spotify abbiamo quella davanti alla chiesa, abbiamo quella davanti alla chiesa su Spotify, via. Ecco, il frontman di una band che non sa neanche le foto che abbiamo sui social, ecco. Ora ci tocca eliminare tutto, ecco, togliere la diretta. Ho tolto una foto che non era pubblicata. Ecco, dobbiamo chiudere la live e rifare tutto da capo. Ma nessuno sa comunque niente, perché ora chi richiama, quindi... Michele Guaitoli, dobbiamo rifare tutta l'intro, rifare ascoltare 10 volte Merciless God, cioè. Scusatemi, nascondo un No, in realtà era una cosa che era stata detta quel giorno. Ah, questo starebbe bene nella foto Spotify perché sta bene nel tondo e forse confuso un po' l'idea. Il fatto è che, che Spotify, diciamo, bisogna avere delle foto particolari perché taglia molto in altezza. Quindi se i soggetti sono troppo in alto, non vengono, cioè vengono tagliati, le teste vengono tagliate. Quindi abbiamo optato per delle immagini che ci stessero meglio, ecco. E quindi così, dai, allora, bene. Direi... Speriamo, bene, ragazzi, che... dove trovarla?
sapete dove trovare. Ti ringrazio molto a Carlotta, che comunque ha detto che era la sua il suo primo invito in una live, quindi ci fa strapiacere. Tranquilla, non sei da sola, era anche la nostra prima live. Siamo ribattezzati. Siamo tutti ribattezzati. Mezz'ora con rientro delle cuffie, quindi tutto regolare. Tutto regolare. Beh, bravi però, bravi. Mi piace che avete fatto la mascherina così. Oh, figa. dai. Bene, dai. Allora, poi Mitsu con il microfono fa molto pop star. Cantate una canzone, qualche cosa di Britney Spears. Qualcosa di Britney Spears. Benvenuti su Radio Becco. Bim bam, Radio Scoppio. Canto Merciless God. Dopodiché la gente uscirà dalla live obbligatoriamente. Vai, Mitch, ti suono io. Evitiamo anche meglio. Va bene, allora dai, Carlotta, ci sarà sicuramente occasione per rivederci. Insomma, sì. Ah, io devo beccarmi con Zo, che se non arrivava il coronavirus, ci beccavamo. Niente. Vabbè, dai. Ci sentiamo allora. Ci grazie vedrà. Mille per essere stata qua. Ciao, buona serata, ragazzi. Ciao, grazie. Intanto che aspettiamo che magari qualcuno entri, lo aspettiamo, aspettando Daniele. Volevamo parlare anche di un'altra figura che ci ha aiutato per l'album, che ha fatto tutte le grafiche praticamente riguardanti l'album. L'avevamo invitato, ma purtroppo questa sera non poteva esserci. E, questa figura è di Talpo. Eddie Talpo è un illustratore grafico che ha lavorato tra l'altro anche con Michele Guaitoli, ha fatto alcune grafiche anche per il Temperance. E ha fatto grafiche anche per altri gruppi locali, tipo i Manam e altri gruppi, che ci ha fatto tutte le grafiche. Quindi, quando uscirà l'album, ma anche tutto quello che vedete in sovraimpressione qui, la copertina, l'ossidiana, eccetera, ce l'ha fatta tutte lui. E diciamo che avremmo apprezzato se fosse stato qui, però insomma volevamo fare due parole per ringraziare anche lui, ecco. Andate a seguirlo nella pagina. Quindi grazie mille, Eddie. Andate pure a seguirlo nella chat. Perché sono fantastici. Ha anche un sito web, ha una pagina Instagram, quindi seguite anche lui, perché veramente è in gamba. È una figura che riesce anche lui a cogliere ciò che una band vuole esprimere e esprimerlo al meglio. Cioè, appena abbiamo detto la nostra idea, abbiamo riferito la nostra idea a Eddie, ha mandato la prima bozza ed è non quello che è la copertina adesso, ma praticamente la copertina che è adesso. Cioè ha fatto veramente pochissime modifiche. Ci aveva già azzeccato praticamente. Accogliamo al Maurizio Costanzo Saiter, Daniele Innocente. Ecco, anche lui è attrezzato di microfono. Non ti si sente, penso. O forse la musica è troppo alta. Problemi tecnici, comunque è giusto così, è giusto così. Ok. Aspetta. Mettiamoci tutti così. Così forse prende meglio l'antenna. Ok, è uscito. No. Ora dobbiamo rifare la sigla del Maurizio. Prende meglio e lui va via. Il bello di tutte queste persone che ci ha aiutato a intraprendere questo progetto è stata la loro versatilità. Cioè, noi dicevamo poche parole, eravamo ben chiari e loro sono riusciti a portare a estrapolare nella realtà quello che funziona adesso. Ok, funziona adesso. No, ok, piccola intro. Benvenuto al Maurizio Costanzo Saiter, Daniele Innocente. In arte Artemisio, esatto. Benvenuto, benvenuto. È un piacere essere qua connessi con i miei amichetti di quartiere. Gang. È un sacco che non vi vedo. Che non ci vediamo tutti. Mi mancate tanto. Purtroppo non posso venire in Veneto, se no mi tirano via i pochi soldi che già ho. Quindi sono tutti messi un po' male. Ma Cordovado non è in Veneto? Io sono in,
Io sono in Friuli, però se vuoi venire a trovarmi. È vero, potrei venire a prendere la multa in treno. Adesso voi dovete restituirmi i soldi del mese di febbraio, brutti bastardi di Trenitalia. Ecco, ecco. Ci dissociamo, No, non sono mai, che ho preso l'abbonamento e non l'ho mai usato. Un saluto a Trenitalia. Che ha fatto pubblicità occulta, addio. Vabbè, oh, no, un saluto a Trenitalia. Ecco. I'm drinking Fanta. Ma bravo. Daniele, Cordovado non è in Veneto? È già in Friuli? Allora, Cordovado è ufficialmente in Friuli, però se tipo ti muovi di un chilometro e vai a Gruaro, che è veramente attaccato a Cordovado, confina, lì sei in Veneto. Ma anche per dire, io abito a 7 chilometri dal Fanz. Cioè io abito veramente a 7 chilometri dal Fanz, e il Fanz è in Veneto, io sono in Friuli. Sì, c'è veramente adesso. Questa cosa è bella, sì. Molto però io, potenzi- molto. Io se vado al Fanz e mi fermano, mi ammazzano, tipo, capito? Sì, sì, quindi, no, veramente. Assurdo. È finito, devi vendere la tastiera. Yeah. È finita la neve. Quindi tastiera, bello. Mac, HS7, quindi tutto. No, comunque, tutto. Comunque, allora, presentiamo un attimo Daniele Innocente. Che benvenuto. Ci ha dato una grande mano, una grande mano non dal punto di vista della realizzazione dell'album in sé, o meglio, in parte anche nell'album in sé, però lui si tratta di organizzazione di eventi, principalmente fa anche da service, e ha, diciamo, fondato un collettivo in cui ci sono un sacco di band, che si chiama Core Crew Collective, che Le abbiamo contate, se volete saperlo, ecco. Siamo in 142 band. Fantastico! Che dire? Quindi vi rinnoviamo i complimenti, perché mettere su un organico con 142 band all'attivo non è cosa da poco, quindi complimenti, bravo Daniele, hai fatto, tra l'altro band lavoro. Che vanno da Milano fino ad arrivare in Campania, no? Cioè in tutta Italia, a Napoli. Cioè ci sono band da tutta Italia. Ha creato un collettivo, appunto si chiama Core Crew Collective, in cui in chat sia il profilo di Daniele che di grazie. Con cui organizza avete eventi, tutti i link, organizza incontri, organizza live, podcast, c'è anche la pagina di Instagram, organizza un sacco di cose interessanti con anche ospiti abbastanza importanti. E insomma, introduciti anche un po' tu, spiega un po' quello che fai. Ma anche perché questo collettivo sostiene le band underground. Allora, diciamo che un po' tutto è nato dal, ma voi lo sapete perché comunque siete stati un po' dentro anche la mia evoluzione, ecco. E boh, praticamente io sono partito in realtà, quasi nessuno lo sa, parecchi anni fa, parliamo di ancora 4 anni fa, con un'agenzia che si chiama Bagana Rock Agency, col quale ho collaborato per un periodo e ho avuto le mie prime esperienze, ho organizzato serate, ad esempio in cui mi pare una siete anche venuti, che erano gli Half Lives, poi ho organizzato gli Anew Rage all'Astro Club, una serata qui Despite Exile, insomma un po' di serate, e lì ho avuto le mie prime esperienze, eccetera, con cui ho stato un po' in contatto col mondo del booking, al che in conseguenza alla data che ho organizzato agli Half Lives al Revolver Club di San Donà, mi contatta questa persona, Alberto Pio Fontana, e mi scrive: oh, ma Vez, ma dato che fai serate e vedo fai cose fighe, ma perché non mi dai una mano? E gli ho detto: ma bella Vez. E niente, così sono entrato su Hero Booking, in Hero Booking come promoter. Da lì, ovviamente lavorando in un'agenzia di booking, inizia a conoscere i locali, come proporre le serate, come conosci le band, eccetera. È arrivato a un punto in cui ho detto: cazzo, però veramente ho organizzato serate a tante persone, ho conosciuto tanti locali con cui ho tenuto anche un rapporto abbastanza stretto. In realtà, sarò sincero, a me proprio fare il booker in sé non gratificava, cioè mi piace, però non mi gratificava nel modo che avevo in mente io di organizzare gli eventi. Ho detto: cazzo, creo una cosa mia, e ho creato Core Crew. E allora da lì poi il festival è stato introdotto col Core Crew Fest, al quale tutti siete venuti, mi avete dato tutti una mano, Joe, Michele ha suonato, il Fans, eccetera, tutti mi avete dato una mano in un modo o nell'altro, per cui è stato un po' il festival di lancio nel quale siamo introdotti, eccetera, e poi da lì è nato il gruppo WhatsApp nel quale ci condividiamo quotidianamente cose. Insomma, abbiamo un po' di canali. L'obiettivo, diciamo, è quello di creare
un collettivo che aiuti sia dal punto di vista live, ma non solo, fornendo servizi, informative, tutta una serie di servizi che secondo me possono essere utili alle band underground che magari tante cose non le sanno, come ad esempio la promozione sui social, mettere i propri pezzi sui digital store e tante altre cose, insomma, ecco. Tra l'altro voglio ricordare un attimo, dato che abbiamo un attimo parlato della prima edizione di Core Crew che era stata, voglio salutare di persona le band che hanno suonato con noi alla prima edizione. Il Core Crew Party. Il Core Crew Party. Sì, il Core Crew Party, raga, perché in realtà dovete sapere, ragazzi, che questa cosa è un po'... Praticamente l'idea del Core Crew, della Core Crew, è nata prima della nascita del collettivo, nel senso che io Core Crew l'ho fondata, tra virgolette, un po' per scherzo, perché ho detto, cazzo raga, ma facciamo un festival stile Core Party, come l'abbiamo fatto con i Scyther e Tier 7. Abbiamo fatto sta serata, organizzata tipo in una settimana, in cui è venuto abbastanza gente, insomma, c'erano state 60 persone giù di lì. Insomma, il bello di quella serata là è stato che l'abbiamo organizzata tipo il venerdì prima per il venerdì dopo, tipo. Ho detto, cazzo. E poi, veramente, la cosa bella è che abbiamo conosciuto tanta gente nuova, già qualcuno era anche nostro fan e tutto, quindi ringraziamo anche i fan che erano a quella data, che se la ricorderanno molto bene. È stato bello perché c'è veramente stato un clima di amicizia fin da subito, anche tra gente che non si conosceva. Infatti è stato proprio, come ha detto prima bene Daniele, un festone di musica, proprio dove abbiamo vissuto la musica proprio in tutto e per tutto. Cioè banalmente abbiamo preparato la pasta a casa mia e mia mamma è arrivata lì con le teglie di pasta, la birra da litro, cioè proprio rock. Dovevate vedere il frigo com'era ben fornito. Dio, raga, Dio. Bellissimo. La vodka da 2 litri in bottiglia di plastica. In bottiglia di plastica. Mamma mia, raga. Non stiamo in alcun modo promuovendo l'alcolismo e anzi ci... prendiamo le distanze dall'alcolismo. Muoviamo la musica. In realtà dicevo che proprio da quella serata lì poi è nata l'idea di Core Crew, nel senso che il Core Crew Fest, che poi è diventata un'iniziativa comunale bella importante, in realtà era nata come, oh raga, chiamiamo tutte le band che conosciamo, facciamo un festone. Cioè era nata così ed eravamo tipo in Core Crew eravamo tipo in 20 persone, 30 persone, proprio gli amici più stretti, c'era forse Michele, Andrea, sì. Iluna e poche band, insomma. Poi da lì pian pianino abbiamo iniziato a chiamare gente, è diventato un festival a 2 palchi a 15 band, cioè si è trasformata in una cosa proprio fuori di testa. Tra l'altro potete vedere le testimonianze sulla pagina di Instagram di Core Crew, ci sono i vari video, report del Core Crew Fest, appunto, la prima edizione. E Michele ha fatto un ottimo video a riguardo, mi ricordo. Sì, c'è anche un video su YouTube, sì, sul mio canale YouTube, cercate Michele Camerotto, non parla del festival in sé, ho cercato di fare un format un po' diverso, comunque riguardante il Core Crew Fest. Alcune riprese del fest, insomma, anche perché Daniele, oltre a tutto quello che fa, lui è anche un fonico, quindi è proprio uno che segue il tecnico. Sì, ecco, cioè è comunque uno che proprio segue le band anche personalmente, quindi... Esatto, quindi Daniele si è ritrovato a organizzare il festival, a dover suonare, dover montare, Daniele non so se ti ricordi, a montare i palchi, mamma mia, il giorno prima, con la pioggia. Raga, contate che in quel periodo là, adesso in Core Crew siamo diventati in 4 ufficialmente a seguire il collettivo, ai tempi c'ero io. Sì. E Michele che mi ha dato una mano e Nicolas che mi ha dato una mano, che adesso è diventato ufficialmente membro di Core Crew, però voglio dire, ai tempi ero io e ho dovuto organizzare service, ho chiamato tutti gli sponsor, montato tutte le attrezzature, il cibo, smontato il cibo, cioè raga, ho fatto tutto, ovvio. Nicolas mi ha dato una gran mano, Michele mi ha dato una gran mano, è venuto lì il giorno prima a montare assieme a noi, insomma abbiamo fatto un lavorone, però eravamo veramente in pochi alla fine dei conti, perché eravamo in tre, Andrea, che però allo smontaggio poi lui è andato anche via, per cui eravamo alla fine nel montaggio in tre. No, neanche io c'ero allo smontaggio.
Però, in due, ecco. ma alla fine rimangono zero e uno si domanda: ma chi cazzo ha smontato il palco? E poi vedi me che non ho più le braccia, tipo. Esatto. Ecco. No, comunque parlando un po' di come... avete un ragazzo che praticamente da solo ha organizzato una vera e propria sagra. Un festival, sì. Festival sagra, festival, tutto, cioè, organizzato un mini festival da zero. Solo. Beh. Sì. Vabbè, è uno che si va da fare, bisogna dirlo. Sì, no, però anche tra l'altro, intanto vi ringrazio. Poi comunque, cioè, in realtà poi il rapporto che è nato tra di noi è nato anche un po' perché siamo amici. Allora, io, loro singolarmente, i due Salvello un po' meno, però Fanz, Michele e Gio li conoscevo già per altre vicende, io che suonavo in giro, Michele perché suonava in band, Fanz perché giocava a basket qua a Cordovado, insomma, li conoscevo per motivi diversi. E quindi, insomma, col fatto che poi sono ritrovati a suonare nei Cyter, che tra l'altro io mi ricordo quando vi chiamavate ancora Trigger. E quindi ci eravamo già incrociati in altri contesti, voglio dire, e da lì poi, fatalità, quando io sono uscito col mio EP Emptiness and Beneath con gli MV Circle, in quel periodo lì anche i Cyter stavate facendo link in chat. Stavate facendo, mi ricordo, il Blinded Tour, dove avete suonato al Crack e in tanti altri locali, e in molti situazioni abbiamo organizzato serate insieme, all'Oxygen, all'Olin, a Calvecchia. Abbiamo fatto diverse date assieme, da lì comunque è nato un po' un rapporto di amicizia, cioè un rapporto più stretto di amicizia, anche di collaborazione, ecco. Sì. Che poi abbiamo cercato di evolvere. Poi comunque diciamo che i Cyter sono state una delle prime realtà con che ho seguito, ma con il quale mi sono rapportato più singolarmente con la band, perché io prima come booking organizzavo le serate, cioè mi mandavano le band, dici chiudi quelle band lì, e io, ok, chiamavo e organizzavo. Invece loro, insieme anche ai Trust, sono state le due band con il quale mi sono più rapportato singolarmente con la band piuttosto che con la serata, non so se mi sono spiegato. C'è stato un rapporto molto più personale, diciamo, molto più personale. Sì, esatto. Non è che ti ha trovato la serata e ho finito la serata, ciao a casa tutti, cioè finita la serata, esatto. 3-4 andavamo a mangiarti l'hamburger al McDonald's. Sì. Piccola marchetta anche al McDonald's, ottimo. Ma Marchetta McDonald's. Sì, quindi diciamo che più, io ho sempre detto, io anche la mia idea di collettivo è proprio di creare un rapporto d'amicizia, cioè io non voglio che si crei quel distacco tra io sono il booker, come quando ero, cioè sono ancora, ma comunque non voglio che ci sia il rapporto che c'è fra booker e band che collabora col booker, cioè quel distacco, cioè mi piace che si crei un rapporto d'amicizia, anche perché la band è contenta di quello che fai tu sei contento perché la serata va bene, e quindi si crea un rapporto che fa andare bene anche la serata, secondo me. Chiaro. Sì, che non sia solo lavoro, insomma, certo. Sì. Esatto, dato che guadagnare non ci guadagniamo. Quindi... poco. Cioè quel poco, voglio dire, cioè, dato che nessuno di noi lo fa per i soldi, ma lo fa perché ci crede, è bello anche che si creino belle situazioni, ecco, mettiamola così. Assolutamente. Sì, ragazzi, ricordatevi che fare il musicista è una cosa impegnativa, cioè di questi tempi non è che andate a suonare fuori e vi trovate il produttore della super mega etichetta che dice: oh cavolo, la band del secolo, devo sottoscriverla. Ragazzi, qua, se non c'è questo... Come, diciamo che questo. No, come diceva appunto... Se non c'è questo... Come diceva Michele Guaitoli prima, cioè, ci vuole sì l'intenzione, cioè uno può dire ok, voglio fare il musicista, però poi ci vuole decisione, ecco. Bisogna essere decisi, e convinti di quello che si fa, ovviamente non agendo in maniera spropositata e facendo cagate, però insomma cercando di essere decisi in quello che si fa, perché a metà strada non si va molto, si facendo le cose a metà strada non si va molto lontano, ecco. Bisogna farsi un culo così, ragazzi, certo, comunque
il mio avviso proprio anche a tutti i musicisti che ci stanno ascoltando, anche se ci sono magari ragazzi più giovani di noi, ancora più giovani di noi, perché non è che siamo dei vecchiassi proprio due, cioè, okay. Dico chi magari ha appena messo su una band o magari è passato attraverso le prime band, sta sperimentando proprio il gusto di suonare, l'avviso è fatelo, fatelo veramente con passione, che vedrete che piano piano, quando maturate artisticamente, eccetera, è una cosa che comunque si sviluppa in automatico. Potrà comunque anche testimoniarvelo Daniele, dato che comunque si è buttato anche a capofitto un po' nel suo progetto che sono gli Envy Circle, anche un po' per il gusto di mettersi alla prova lui come cantante, tra l'altro. Quindi questo dimostra un sì, perché ricordiamo che Daniele quando... all'inizio era un chitarrista. Esatto. Io diciamo che arrivo da un percorso che è completamente del cazzo, cioè nel senso fans io, di facevo, io suonavo sì, scusate un secondo se vi interrompo, io adesso sarò una brutta persona, però a me tocca andare. Aspetta. devo scollegarmi io che vorrei scollegarmi un attimo perché... Devo andare un secondo, c'è cioè un secondo. Ciao Marica, ciao. Ciao. Quindi grazie. Dai, noi ci un piccolo saluto al fans in chat, per piacere, un piccolo saluto. Ciao fans. Fatevi sentire, se no siete delle brutte persone. Assolutamente. Ma boh, dai fans, casomai ci sentiamo, insomma, dai. Sì, poi in caso... Se siete connessi in caso dopo... Sì, dai, vediamo. Magari siamo... Sì. A buona. Perfetto. No, ciao, ragazzi. Ciao, fans. Ciao, fans. Forse a dopo. Ok. Comunque, stavo dicendo che io comunque arrivo da un percorso per parecchio strano, nel senso che io ho fatto chitarra classica, ho fatto tutti i preaccademici di chitarra classica, poi sono arrivato a quel punto, ero in seconda superiore, nel quale avevo fatto esame di teoria e solfeggio, esame di armonia al conservatorio di Adria, ho fatto un po' di robe da conservatorio, mettiamola così, e ho dovuto scegliere se continuare la chitarra, quindi jazz oppure classica, oppure se fare qualcos'altro. Allora ho detto, ma sai che c'è musica elettronica, cazzo, faccio musica elettronica. E quindi ho, diciamo che un po' accantonato il discorso della chitarra, poi come sapete io ho suonato anche in alcuni progetti come chitarrista, poi sai... ho sempre avuto quella di cantare, ho detto cazzo, provo a urlare. Ho provato a urlare, boh, eccomi qua. Hashtag urlo in base. Esatto, non sapete di cosa stiamo parlando, andate assolutamente a ascoltare, basta anche la prima canzone dell'album degli Envy Circle e capite di cosa stiamo parlando. Comunque esatto, ci sono solo basi, solo basi, se non sbaglio è Moon. Sì. Moon, esatto. Trovate tutto su Spotify. Basi è uno che urla. Esatto. Basi è uno che urla. Stavamo già ragionando di fare cioè mettere cioè Michele, Lux e Simone direttamente muti, cioè che non suonano, sì. E mettere tutto in base, fanno solo playback tipo. Ma in realtà l'intenzione è quella di arrivare a suonare, mettere il disco e noi facciamo solo presenza. Esatto, nessuno canta, facciamo solo presenza. Esatto, esatto. Ci sta, ogni tanto ci sta. Attivo il microfono e dico ci siete ragazzi? Allora Daniele, okay, dato che basta. Comunque lavori con diverse band, abbiamo detto 100 lavori, insomma, sei riuscito a radunare bene o male 142 band. Se hai dei ovviamente possiamo anche spammare il link per entrare su Core Crew, eventualmente se qualcuno ha una band, certo. Comunque che consiglio daresti a una band emergente sul come comportarsi in un ambiente difficile come la musica underground, ecco, come rapportarsi con i locali, non so, come organizzare certe cose. Beh, innanzitutto la prima cosa secondo me è proprio tanti hanno quella di, come posso dire, di vedere la musica come un lavoro, che quando hai 18 anni e quando inizi le prime band inizi a dire però voglio essere professionale, allora ti compri tutte le cose eccetera, quando non capiscono secondo me che la vera forza delle band, come prima avete avuto Michele Guaitoli, non mi ricordo il cognome, Guaitoli, ecco, che comunque suona con diverse band, ma la cosa importante che lui ha detto secondo me
è anche stata il fatto che sì, c'è un rapporto di professionalità, ma comunque secondo me la cosa importante è che deve esserci comunque un rapporto umano, cioè non è che uno va lì, si trova, suona e basta, nel senso che prima di tutto devi trovarti bene con le persone con cui suoni, perché se vai a far prove, vai a suonare, devi investire assieme a, a gente che non ha i tuoi stessi interessi, con cui non ti trovi bene, allora è difficile. Quindi prima di tutto bisogna avere un bel rapporto tra membri della band. Se si vede che qualcosa non va, cercate di parlarne, nel senso che secondo me, ripeto, la forza che hanno anche i Sighter, ad esempio, che comunque sono 5 persone che si trovano bene assieme, al di là dell'aspetto professionale, cioè dell'investire sull'attrezzatura, investire sulle produzioni, eccetera. Quindi quella è la base sul quale una band dura tanti anni. Sì, seconda cosa, su questo un secondo, cioè anche noi abbiamo fatto fatica all'inizio, perché noi siamo attivi dal 2012-13, ma ci abbiamo messo 4-5 anni a trovare questa formazione, una formazione che funziona. Perché beh, prima per dirvi, io c'è quello che non vuole, c'è quello che non è convinto, c'è quello che certo. Quindi ma ci infatti sono, cioè, per dirvi, io con gli MV Circle ho cambiato credo 7-8 membri, cioè come minimo, cioè adesso non ricordo esattamente, so che abbiamo avuto sicuramente 3 batteristi prima di Simone, abbiamo avuto 2 chitarristi prima di Nicola, adesso c'è Michele che ci dà una mano mentre Nicola è via, prima di Lux abbiamo avuto un altro bassista, e quindi abbiamo cambiato un sacco di membri, cioè per dire solo noi che siamo in 4, neanche in 5, siamo in 4, abbiamo cambiato tanti membri. Ma perché? Perché quando devi imbastire una band, soprattutto all'inizio, devi dare un motivo alle persone di restare e devi trovare una formula che metta d'accordo tutti, perché ovviamente non è che puoi dire oh ragazzi mettiamo 200 euro al mese, ci credete, ve lo impongo io, non funziona così, cioè per arrivare a creare un ambiente stabile nella band devi vedere uno come sta andando il progetto e quindi comportarti in base a come va, che sì, secondo me è importante. Sì. Faccio un esempio, gli Shark Senior Mouth, loro mettono un tot a testa al mese per far funzionare la band, ma lì parliamo di una band che fa 100 concerti all'anno, quasi 80-100 concerti all'anno, che ha numeroni e che aspira a diventare una band che vive di quello. Chiaro. E che e quindi, voglio dire, prima di arrivare a un punto come quello, io credo che ci debba essere un passaggio progressivo, ecco. Per quanto riguarda il discorso di rapportarsi con booking e band, il consiglio che vi do io è, raga, non affidatevi. Cioè, nel senso, so che è brutto da dire, però la cosa importante è riuscirci da soli. Cioè, la cosa che ammiro ai Sighter, ad esempio, è che loro in tante situazioni si sono fatti da soli le date, chiamavano loro i locali, provavano a mettersi in contatto, a volte magari riuscivano anche a fare delle belle cose, ad esempio il release party al crack è venuto benissimo, mi ricordo. Sì, sì, per sì, cui sì, voglio sì, dire, raga, non vuol dire che per forza... Ecco, quindi non vuol dire che bisogna per forza legarsi a un booking. Cioè, il discorso secondo me è che cercate di farvi da soli. Poi ci sono realtà come le nostre che possono aiutare. Cioè, Core Crew non vuole essere io ti prendo, ti organizzo le date. Core Crew deve essere principalmente creare delle belle situazioni e siamo noi a contattare le band, non le band che contattano noi. Sono due cose ben diverse, non so se mi spiego. Sì, 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 sì. È un collettivo, bello, diciamo, che aiuta le band sotto molti punti di vista, ma... Difatti sul gruppo di WhatsApp potete parlare di veramente qualsiasi cosa, dalla distribuzione online, alle pubblicità, al merchandise, a registrazioni varie. Ed è quello che è bello, cioè la collaborazione, esatto, l'anima che c'è in questo collettivo, ecco. Quindi è una cosa davvero figa, secondo me. Esatto, poi voglio dire, comunque, secondo me è un modo per crearsi anche delle amicizie. Io credo che soltanto tramite Core Crew quante persone voi avete avuto modo di conoscere. Ma no, ma tantissime, voglio dire. Tantissime, magliettine. Hai capito? Cioè, secondo me questo è proprio un modo per mettersi in contatto con le band. Sì, cioè, sì, per dire, se dentro
cioè, mi viene in mente Dade dei Brasca. Sì. Io l'ho conosciuto perché era dentro Core Crew, perché si è aggiunto tramite Rob, se no io non l'avrei mai conosciuto, hai capito? Cioè, è un esempio, il primo che mi è venuto in mente. Però per dire, tante persone che io ho conosciuto, le ho conosciute perché magari sono entrate in Core Crew, poi magari mi hanno scritto, mi hanno detto, oh Vez, ma com'è sta roba? Magari mi chiedevano informazioni. Quindi voglio dire, è un modo per, proprio per conoscersi, per dire, io ho conosciuto magari il chitarrista della band di Milano che fa pop rock, hai capito? Cioè, sì, sì, secondo sì, me sì, è sì, quello sì. Il bello anche di Core Crew. Sì, il bello è che bene o male, cioè, ok, magari non scrivono sempre tutti, però magari uno chiede un qualcosa e magari l'ultima persona che ti aspetteresti, da cui ti aspetteresti una risposta, ti risponde magari, non lo so, qualcuno anche di abbastanza importante, quello che può essere, non so, almeno per quanto mi riguarda, secondo me anche una persona come Francesco Filigoi può essere abbastanza, cioè, chitarrista molto bravo che suona con i Within Destruction, che non sono l'ultima delle band, diciamo, l'ultima. Poi ci sono tutti, appunto, i Sharks in Your Mouth, come ha detto prima Daniele, che sono una band che in Italia nel genere è molto molto grande. Sicuramente la band metal, ma comunque underground, che ha più numeri in assoluto, cioè quello a mani basse proprio. E quindi è quello il bello, cioè saper di poter chiedere qualcosa, di interfacciarsi con qualcuno e di ottenere bene o male sempre una risposta, cioè quella è la cosa, certo, bella. Poi condividere tanto. E tra l'altro, cioè, la cosa che secondo me è figa è che poi ti scopri delle cose che magari neanche le vuoi sapere, ma le scopri. Cioè, voglio dire, mi è capitato tante volte di parlare, non so, è meglio Soundriff, è meglio SIAE, oppure quale portale di distribuzione è meglio. Cioè, tutte queste cose qua, e magari tante volte gente che li usa abitualmente, come ad esempio Giovanni Bottan o Ascari, per dire, che ti spiegano... Che salutiamo! Un sì, saluto grande a Giovanni Bottan, che ci ha aiutato e ci aiuterà con alcuni passi importanti della nostra campagna social, quindi grazie, ecco, mille, ti salutiamo da qua. Sì, tra l'altro, ecco, l'abbiamo anche invitato, casomai dopo ne parleremo. No, dopo ne parleremo meglio, tranquillo, vai. No, comunque dicevo che comunque avere una risposta immediata magari di qualcuno che è nel mestiere, te lo spiega passo passo, magari tu che non hai neanche fatto la domanda, leggi la chat e dici, ah cazzo, ma quindi forse DistroKid è meglio di CD Baby, cioè, hai capito? Cioè, anche se tu non stai direttamente facendo la domanda, leggere semplicemente la chat ti dà nozioni su nozioni. Anch'io tante cose magari sul quale non sono espertissimo le ho scoperte proprio tramite il gruppo WhatsApp. Sì, la cosa bella è che non è che ci sono domande. Sì, la cosa bella è che non è che uno chiede, non so, meglio CD Baby o che cavolo ne so, DistroKid. Non vogliamo fare nessuna marchetta, nessuna niente di niente, ma no, non c'è, cioè non è che uno dice ok è meglio questo, punto. Cioè, il bello è che ci sono un sacco di argomenti, uno spiega il perché è meglio questo, perché è meglio l'altro, insomma c'è un sacco di condivisione, quindi Core Crew è veramente una bella cosa, secondo me. Veramente una cosa, ecco, bella. Quindi io spero sempre che ci sia altra gente che ha le mie idee, cioè questo è l'augurio che faccio un po' a tutti, nel senso che pensate se quello che ho fatto io, che sono l'ultimo degli stronzi, lo facessero tutti. Cioè, sarebbe, pensate, veramente, si creerebbe un ambiente, la scena rinascerebbe, secondo me. Sì, sì, secondo sì, me sì, è quello, perché magari tanti locali con il quale, cioè tanti, alcuni locali con il quale lavoro, ho lavorato, insomma adesso siamo fermi da un po', comunque sono locali che, per dire, il primo nome che mi viene in mente, Lupus in Fabula, è un locale che è nato da un annetto e noi siamo stati fra i primi a fare serate lì, sia con Hero che con Core Crew. E avevamo anche delle robe in programma che poi, vabbè, sono saltate, sappiamo tutti com'è la situazione, vabbè. Sta di fatto che se noi non fossimo arrivati lì, probabilmente la musica core non sarebbe arrivata lì, perché loro sono su altri generi. Per cui voglio dire, se tutti si muovono in quella direzione, magari ci si mette anche nei... Ovviamente non è che pretendo che tutti lo facciano, però se ci sono anche altre persone che lo fanno, e metti nell'ottica i locali, che questa musica è importante, perché se viene uno nel tuo locale è un conto, ma se vengono in 20 nel tuo locale a proporti quella musica, magari alla 20ª dici, ma sai che provo, hai capito? E quindi trovi un altro locale che puoi far suonare musica metal. Io la vedo in questo... Sì, vero, vero. Ma sai cosa penso io? Che forse è quello che fa funzionare in maniera così liscia un collettivo come Core Crew. È che quando si crea un'atmosfera come quella che c'è dentro Core Crew e nei festival, come è stato il Core Crew Fest e serate varie,
è che quando tu vai a quei concerti, e qui mi rivolgo non ai musicisti, ma a chi del pubblico non suona e viene solo per assistere, che magari di queste cose non sta capendo una mazza, ma il punto è che quando tu vai a una serata core crew, è un festone, cioè lì ti diverti, non è... Mi è capitato, cioè, il 90% dei concerti in generale a cui vai nei locali, vai là, ti bevi la birretta, ascolti la band che suona, manca lo spirito, hai capito? E invece vai a una serata core crew ed è tutto un insieme, è intrattenimento. La cosa che a me è piaciuta più che il primo core crew fest, che vi dico io non me lo sono goduto perché... Chi c'era può confermare, ero in perenne ansia. A parte la fine. Esatto, veramente. Non era in perenne ansia, che era in perenne qualcos'altro. Sì, vabbè, lasciamo perdere. Comunque sta di fatto che vabbè, a parte quella cazzata che è successa alla fine, voglio dire, in quella serata lì non mi sono pienamente divertito. Secondo me il vero spirito di Core Crew è venuto fuori nel Core Crew Fest, quello invernale che abbiamo fatto a dicembre al Tune Music Club, che era una situazione chiusa, abbiamo fatto poco più di 100 persone, 110, 120, adesso non ricordo esattamente quante erano, però l'ambiente e la situazione era bella. Perché la gente si divertiva, c'è gente che è rimasta lì dalle 6 di pomeriggio a quasi l'una di notte per sentirsi tutte le cazzo di band, e questa è la cosa che a me ha fatto più piacere di tutti, che fin dalla prima band ad arrivare agli Sharks, mi aspettavo che gli Sharks, e l'hanno detto anche loro, cazzo, la prima volta che veniamo in Friuli, siamo zona Roma, chi cazzo vuoi che venga a sentirci dopo 6 band a mezzanotte? E porca puttana, a mezzanotte c'era tanta gente quanta alle 9, alle 8 di sera, magari alle 6, però dico già dalle 8 in poi il pubblico è rimasto costante. Questa è stata una cosa che a noi ha fatto tanto piacere, per la gente lì cazzo si divertiva, minchia. C'era proprio un bel clima. Vero. Sì. Bello. Assolutamente. E quindi così. Bene, allora. Poi, vabbè, Daniele ci ha dato una mano anche dato che lui fa service, comunque è sempre stato disponibile nel prestarci cose, darci una mano, comunque aiutarci sempre. Quindi, noi abbiamo apprezzato un sacco. Ed è anche la persona a cui puoi chiedere sempre un consiglio, cioè lui ti risponde sempre in maniera positiva e propositiva, direi. Antipatici. Ecco, esatto. Nel tour che avremmo dovuto fare lui, secondo i progetti, avrebbe dovuto essere il nostro fonico. Vabbè, comunque, tour che avremmo dovuto fare, insomma, non finisce il mondo, almeno, anche se all'inizio poteva sembrare che questa cosa sarebbe stata tipo la fine del mondo, però non finisce di certo il mondo, e quindi ci sarà sicuramente l'occasione, ecco. Bene, Daniele, allora c'è qualcos'altro che vorresti dirci? La cosa che mi auguro e che vi auguro, anche perché diciamo che siamo in un periodo un po' del cazzo, e che finita sta cazzo di pandemia, o comunque che la situazione concerti riparte, che facciate un cazzo di bel release party. Dato che comunque in questi giorni, magari non direttamente, però visto che comunque ti sei espresso per quanto riguarda la ripresa dei concerti post questo periodo qui, magari se vuoi esternare un po' quello che è il tuo pensiero su tutto quello che sta accadendo, che può essere interessante anche perché ci segue in chat, che vive la cosa come spettatore e non come artista o musicista, insomma. Allora, una cosa che mi sento di dire, che è venuta fuori recentemente sul gruppo WhatsApp, e a me è un po' dispiaciuto vedere che le persone, riguardante il discorso degli streaming ad esempio, si sono trovate molto contrarie. Io forse non mi sono spiegato del tutto, ma ci tenevo magari, e adesso con un bel momento anche per parlarne. Sicuramente siamo tutti che aspettiamo i concerti, cioè chi non vuole andare ai concerti? Cioè io ho fatto dei concerti, la mia ragione di vita, cioè dal service alla band al collettivo, cioè per me i concerti sono la mia ragione di d'esistere, ecco. E quindi il discorso che faccio io, ad esempio, riguardo i concerti streaming, non è che i concerti streaming del quale stiamo lavorando per quest'estate, dato che non ci si potrà esibire, stiamo lavorando per fare dei concerti streaming in collaborazione con un club di cui non faccio il nome perché la notizia ancora non è pubblica, insomma,
e stiamo lavorando per fare delle dirette streaming veramente fighe, chiamando le band e tutto il resto. E questa cosa vedo che non piace, in generale al pubblico vedo che non piace. Io quello che posso dire è, ragazzi, cioè, preferite, faccio un esempio, se volete vedere i Sighter, preferite non vederli proprio per un anno o preferite vederli magari una volta in streaming e guardarveli dal telefono con un buon audio e un buon video? Questo è quello che posso dire, cioè, magari può essere un'occasione per le persone per vedere le band che magari gli piacciono senza muoversi, perché se non ci si può muovere, andare ai concerti perché si crea assembramento, l'unica alternativa è vederli in differita. Io non vedo altre soluzioni. Sì, diciamo che il dubbio che hanno molte persone che vedo in generale, loro dicono, sì, però se tutti prendiamo l'abitudine di lavorare tramite streaming, cioè, o comunque di ricevere solo roba in streaming, bene o male si rischia di catapultarci solo in quell'aspetto lì, quindi mantenere solo l'aspetto streaming. Ma io a queste persone chiedo, ma secondo voi quando si potrà fare live, la gente farà ancora streaming? Cioè, secondo voi? Secondo te, se io faccio, se a me dicono che il primo settembre si possono fare i concerti, secondo voi io continuo a fare streaming? Questa è la domanda che faccio a queste persone. Volevo appunto finire il discorso. Cioè, tanti dicono, quando ci abitueremo alla streaming, tutti faranno streaming e nessuno farà più concerti, quindi non ci saranno più concerti. In realtà no, perché come dicono quasi tutti, quelli che secondo me, diciamo, hanno capito qual è il senso dello streaming, il punto, il fulcro è che niente può sostituire un concerto, uno spettacolo, una mostra, certo, uno spettacolo di teatro dal vivo, perché ci sono proprio un altro tipo di emozioni, mentre in streaming lo si vive tutto da qua, cioè si vede una cosa sul cellulare e basta. Dal vivo sei lì, cioè ci sono sensazioni molto, molto diverse, quindi secondo me la cosa importante da dire è che niente può sostituire un concerto. Infatti lo streaming non vuole sostituire, lo streaming non vuole sostituire live, cioè lo streaming è un'alternativa provvisoria in un momento in cui non si può suonare. Ragazzi, l'alternativa è stare a casa e le band che di solito suonavano magari 5 concerti al mese non suonano per un anno, ragazzi. Cioè, voi veramente non volete suonare per un anno? Non volete vedere musica in nessun modo per un anno? Cioè, questo è quello che mi state dicendo? E quindi io dico, per me l'unica alternativa momentanea finché i concerti non ripartiranno è tirar su dei progetti streaming che magari, con l'idea che abbiamo noi, possono anche far fruttare qualcosa a livello economico, sia alla band che a locali, che a collettivi, che a... adesso non vi sto a spiegare il progetto che abbiamo in mente noi, lo vedrete, però voglio dire, è un'opportunità che permette veramente alle band di non morire, perché voglio dire, voi siete usciti con un EP, con un disco, scusate, e dovete aspettare, uscire. Già dovete aspettare un anno prima, perché, cioè, non voglio fare il pessimista, ma io prima del 2021 veramente la vedo difficile. Sono d'accordo. Cioè, non voglio fare il pessimista, però cioè, è questione di essere un po' realisti, e io sono il primo che ha perso tanti di quei soldi che voi non avete neanche un'idea, cioè. Non voglio fare il pessimista, però voglio dire, dato che già voi dovete magari aspettare un anno prima di fare magari il vostro release party col vostro CD che esce a settembre, cioè voglio dire, col CD, scusate, dico sempre Picaz, il vostro CD che esce a settembre. Sì. Per cui almeno magari trovare delle opportunità per suonare comunque, per me è una bella cosa. Ovvio, se un concerto vale 100, uno streaming vale 20, 10, però è sempre meglio che zero, ragazzi. Esatto. Cioè, questo è il mio pensiero. Piuttosto di niente, meglio piuttosto. Io mi aggrego un po' a quello che dice Daniele al 110%, nel senso che per chi comunque segue il mio profilo Instagram, io sono Saitelia, per chi ha potuto vedere un po' negli ultimi anni, ho prestato un po' la mia fotocamera del telefono per immortalare e portarvi un po' a spasso su quelli che sono i concerti che io decido di andare a vedere, quindi faccio un po' una specie di blogger dei concerti, e vi posso garantire che io dall'inizio della quarantena ho assistito e ho pagato per assistere a un evento streaming di una band che tra l'altro live non avevo ancora visto, di cui faccio il nome, che sono gli Insomnium, sono una band melodic death metal fighissimi.
fighissimi. E vi garantisco che loro l'anno scorso del 2019, dicembre, il 2 dicembre 2019, avevano una data a Milano. Lo stesso giorno c'erano gli Alterbridge, quindi vabbè, io ho dovuto dare una priorità, perché comunque gli Alterbridge li seguo da tantissimo tempo, sono una delle band e di cui il cantante Miles Kennedy vorrei prendere più ispirazione possibile. Ed è la... Posso aprire una parentesi? Assolutamente. L'unica parentesi è che recentemente ho fatto la mia top 9 dei miei album preferiti e ci ho messo dentro Blackbird. Sì, chiusa parentesi, ecco. E allora, che è una bellissima scelta. E allora, esatto. Ragazzi, lo stesso giorno suonavano anche gli Insomnium, mi pare fosse al Legend Club o comunque qualcosa di simile. E aprivano i Black Dahlia Murder e io sotto un certo punto di vista mi sono pentito, perché ho detto quella era la mia possibilità di vederli per la prima volta dal vivo, e averli visti in streaming e essendomi reso conto che non c'erano alternative, ragazzi, io non posso raccontarvi la differenza che c'è stata. Ho quasi assistito al concerto in maniera un po'... mi sembrava di vedere un video su YouTube. Quindi, ok, certo. Direte, è negativo, ok, però l'ho visto e sono stato felice di aver visto e di aver pagato. E poi soprattutto tu hai contribuito a livello economico ad un'iniziativa che permette alla band di vivere. Cioè tu hai sostenuto la band, è come se hai comprato la maglietta della band, hai capito? Cioè io queste cose qua apprezzo, perché voglio dire, tu hai fatto un gesto che al di là del vedere il concerto via streaming è stato un aiuto alla band che probabilmente non si potrà esibire, anzi sicuramente non si potrà esibire per almeno un anno, tu l'hai sostenuta, hai capito? Per quello io dico che queste iniziative qua, per quanto non potranno mai essere paragonate ai live, sono delle iniziative che ti permettono veramente di dare una mano. Cioè, ma veramente, infatti, raga. Una cosa e vedere che tante... Scusa, vai. Ah, okay. No, dicevo, è vedere delle... Vabbè, parlo io, non so, vabbè. Parla no, Daniele, dicevo... che è l'ospite, Ilia c'è anche dopo. Esatto. Scusatemi. No, assolutamente. Dicevo, è vedere delle persone che ancora scrivono gli streaming sono la morte della musica. Ragazzi, smettetela, cioè veramente, voi state ledendo alla musica dicendo queste cose. E soprattutto a queste persone gli dico, se lo streaming è la morte della musica, fate una proposta, fatela una cazzo di proposta, dite, io farei così. Invece queste persone si lamentano e poi non propongono. Allora, raga, vi voglio bene, vi do un abbraccio e siete i numeri uno. Ecco, basta, chiuso. Ma poi, Daniele, voglio chiederti, Daniele, cosa pensi di quelle band che dicono, quando si ripotrà andare, potranno fare i concerti, ci proponiamo di venire gratis nel locale, così mia, per aiutare il locale. Dico che se si proporranno gratis, probabilmente si proponevano gratis anche prima, perché probabilmente non suonavano. Vabbè, comunque, piccola frecciatina. Nel senso, anch'io, sì. Sono fra quelli. Sì, no, però, ma... però no, è una cosa un po', dire, cioè, è un po' come dire, boh, raga... Cioè, se siamo nel peggio assoluto, pagate le tasse, ragazzi. Pagate, esibirsi. Pagate le tasse. Ecco, link anche la pagina di esibirsi. Così. Esibirsi comunque è una realtà che in Italia ha una certa importanza. Cioè, si può dire... Sì. Beh sì, esibirsi è la cooperativa che mette in regola gli artisti col maggior numero di iscritti d'Italia e con il prezzo più basso d'Italia. Quindi, insomma... E ce l'abbiamo a Morsano al Tagliamento, che gas. Quindi se qualcuno ha bisogno di servizi, di informazioni, di qualcuno che si occupa di queste cose qua, sa che può cercare la pagina di esibirsi, ecco Fantasy. È tornato il fans. Mamma mia. Attenzione. Da dove ci stiamo facendo? Serio? Stavamo facendo marchette, fans. Stiamo facendo marchette a esibirsi. Eccola. Vabbè, quindi questo. Dico scusa per l'illuminazione, ma... No, si vede bene. Ok. Bene, dai.
Ecco, questo quindi Daniele, abbiamo fatto un bel discorsone, direi. Abbiamo fatto proprio un bel discorsone. Bello lungo, abbiamo parlato un po' di tutto. Ci piace. Va bene. Madonna, ma che casino. Considerazioni, vuoi salutare al tuo modo, vuoi dire altro? Allora, no, vabbè, intanto saluto. Va, chiudi. Muta, Fanti, per muta. No, comunque volevo soltanto fare un augurio a tutti, insomma, a quelli che stanno guardando la diretta, eccetera. E c'è l'augurio che voglio fare a quelli che guardano, che guarderanno la diretta, è di non demordere. E una cosa che dico sempre, se vedete che in questo momento qua non potete suonare, non buttatevi giù e dite aspettiamo che ripartano i concerti, trovate delle valide alternative, fatevi il culo, fate dei playthrough, fate dei video, fate nuova musica, scrivete, però non state fermi, e se c'è un ostacolo davanti aggiratelo, non sbatteteci la testa, ecco, questo è l'augurio che posso fare. Grazie, un bellissimo grazie, applauso in chat. Oh, standing ovation. Comunque vi ringrazio, raga, per avermi invitato, e VVB a grazie, tutti. Niente, dai, a te, Daniele, ci sarà occasione di rifare. Interessante, pieno di cose. Va grazie, bene. Grazie. Ci vediamo presto. Ci vediamo presto. Appena ciao, possibile, Daniele. Sicuro. Ciao, Daniele. Yeah. Ciao, raga. Ciao, Daniele. Grazie. Ok, allora. Diciamo che tutti... ci sono tutti. Sì. Siamo tutti. E... io non vedo Sam. Come non vedi Sam? Io non vedo. Ok. Vabbè, allora, gli ospiti programmati, diciamo, sono finiti. Ecco, Elia che gira la videocamera, inquadra la cucina. Un applauso a Elia che gira la videocamera. Ho provato a vedere se succedeva qualcosa, ma non vorrei uscire e poi far casini, quindi... Vabbè, comunque, Samu c'è. Gli ultimi argomenti di cui volevamo parlare, prima che, a meno che qualcuno appunto non voglia entrare e parlare di qualcosa... gli ultimi argomenti sono un po' i progetti che ha la band per il futuro, no? Abbiamo sentito un po' tutti quelli che ci hanno aiutato nella realizzazione di questo album, che per noi è stato veramente un lavorone, quindi speriamo voi possiate apprezzare quando esce. E, sono un po' i progetti. Chiaramente il periodo ha un po' destabilizzato il tutto. L'obiettivo era quello di appunto usciremo comunque a settembre con l'album, quello senz'altro. Però per i concerti ovviamente bisogna vedere come si evolve la situazione. Speriamo il prima possibile. Usciremo in un modo un po' statico. Comunque ci inventeremo qualcosa. Però sappiate che l'intenzione è quella di uscire con qualcosa, questo ve lo possiamo anticipare, ma di uscire con veramente qualcosa di grande. Cioè l'obiettivo è quello, quindi... vi invitiamo ovviamente a rimanere aggiornati, a seguirci, ci saranno un sacco di novità, perché ok, è uscito il primo singolo, è uscito Mercedes God, che potete andare ad ascoltare, però prima di settembre c'è senz'altro dell'altro tempo, quindi noi non possiamo, staremo con le mani in mano, ragazzi, non staremo abbiamo con le mani in mano, tantissime cose di cui parlarvi, tantissime cose da pubblicare, esatto. State in campana. Possiamo fare lo spoiler dell'uscita del secondo singolo? Vi possiamo dire che c'è un secondo singolo. C'è un secondo singolo. Non sapete quando, non sapete come si chiama, non sapete di cosa parla. Sapete però che c'è senz'altro minimo un secondo singolo. Assolutamente, vi invitiamo più che mai, dato dopo questa notizia bomba, a rimanere costantemente aggiornati sul nostro Instagram, perché lì avete tutte le news, come vi abbiamo già ripetuto diverse volte. Quindi, se non l'avete ancora fatto, mettete il follow e le stories. Sì, continuiamo a pubblicare, comunque avete anche le stories, appunto. Seguiteci anche su Spotify, perché appunto su Spotify, quando esce qualcosa e ci seguite, avete la notifica che vi arriva direttamente. E cos'altro? Ah beh, sì, un'altra cosa interessante che possiamo dirvi è che dal punto di vista del merch ci saranno delle novità. Ci sono delle novità, possiamo già dirvi che faremo. Attenzione. È entrato Bob.
Attenzione. Buonasera. Allora, stavamo finendo un attimo un discorso, poi se vogliamo parlare di qualcosa tranquillamente. Volevo un attimo uscire perché mi dispiace non vedere chi entra. Vai, rientra. Sì, mi sì, sento sì. Due secondi. Sì. E appunto ci saranno senz'altro dei contest, dei giveaway con merch e cercheremo di fare di qualcosa di nuovo per noi o anche nuovo in generale, com'è questa diretta. Non avevamo mai fatto una cosa del genere, speriamo che vi sia piaciuta, insomma. Te Bob, cosa dici di questa diretta? Io sono appena entrato. Sei appena... non lo stavi seguendo? No, sono appena entrato, stavo registrando un paio di robe, mi sono appena messo sul letto. Oltretutto, allora, anche la chitarra. Eccola. Allora, Bob, dovete sapere, è prima di tutto un cantante, canta per i Brasca, che sono una band di Verona, purtroppo. Più che altro è una band storica, cioè praticamente è più un insieme di Veneto, perché c'è Verona, Rovigo e Padova. Ah, se riesci, metti il telefono in orizzontale, così si vede più grande. Eccomi, scusate. E sblocca la rotazione. Sblocca la rotazione, Bob. Oddio, scusami. Tranquillo. Tec, eccomi. Ok, perfetto, eccoci qua. Yeah. Allora, sì, i Brasca sono una band appunto da, quindi dicevi, Verona? Ci sono io di Verona, un chitarrista di Rovigo, l'altro chitarrista e batterista che sono di Padova, di Piove di Sacco, non abbiamo il bassista. Ecco, basso in hashtag basso in base. No, vabbè. Basso in base. Allora, abbiamo avuto per un periodo, era il bassista degli Ultima. Ah, ecco, grande, come si chiama lui? Pollo, grande Pollo, un saluto a Pollo. E, tra l'altro i Brasca appunto sono una delle band che fa parte di Core Crew, difatti prima Daniele ti ha menzionato, diciamo, che grazie a te ha conosciuto Dade, che è il chitarrista appunto dei Brasca, e insomma così, raccontaci un po' di cosa ti occupi tu, di cosa, se vuoi presentarti, insomma, di cosa vuoi parlare, insomma. Del tuo progetto. Io, a parte che sono un po' entrato, tipo, ho aperto, ho schiacciato e ho detto, oddio, cosa succede? Sì. Volevamo testare sta cosa. Io sono, a parte il fatto che comunque sono il cantante dei Brasca, band che purtroppo, grazie a questo virus, non è riuscita a uscire in live, perché abbiamo un release party organizzato per il 13 marzo e a quanto pare... L'11 marzo hanno chiuso tutto, dopo c'ho anche il discorso che collaboro con due agenzie di promozione, una è Eurobooking e l'altra è Orion Agency. Tra l'altro Eurobooking è l'agenzia di cui faceva cenno appunto prima Daniele nominando Alberto Piofontana. Ecco. Esatto, il boss. Il boss. Il grande direttore generale. Esatto, il grande capo. Ok, quindi sì, ti occupi di, suppongo, Booking anche? Sì, Booking, promozione in generale. Ok. È una bellissima notizia da sentire questa qua, perché magari potrebbe partire anche in un futuro, appena si risolverà un po' questa brutta situazione, un'eventuale collaborazione. Potremmo pensarci, quindi grazie al fatto anche che hai fatto... questi nomi e ti terremo sicuramente in considerazione. Ecco. Bob è un grande. Cercate Roberto Renofio, è veramente un grande. Cioè, l'ho conosciuto anche di persona, è simpaticissimo, super alla mano, quindi veramente top. E andate anche ad ascoltare al Factory, ci siamo visti anche al Bocciodromo quando c'erano i Cadingia e anche, mi pare ci fosse i Cadingia, no? E anche al release party degli Ultima, mi pare ci fossi anche tu. No? Non c'eri in quella. Allora i Cadingia sì. Comunque, cos'altro volevo dire? C'era una cosa che dovevo dire di cui non mi ricordo. Ma no, mi era venuta in mente 2 secondi fa e non mi refo di nulla. Vabbè, se c'è altro di cui dobbiamo parlare, mi verrà in mente senz'altro. Quindi, ecco cosa volevo dire. Andate a seguire i Brasca, ovviamente. Giusto, i Brasca, perché tra l'altro nell'album, è un album, un EP, non... Abbiamo fatto un EP di 5 canzoni, ecco, che si trova su Spotify, su qualsiasi piattaforma digitale, musicale, YouTube. E adesso, se Dio vuole, che da appunto, come dicevano, da lunedì ci si può muovere un po' di più e magari riaprono lo studio, gli studi di registrazione, in teoria dovremmo registrare qualcos'altro. Attenzione, piccolo spoiler.
Bene, ragazzi. Mandate soprattutto ad ascoltarvi l'album. Uno perché è film. La live dei site regala sempre sorprese. Allora, il primo motivo secondo il quale dovreste ascoltare l'album di Vraska, che si chiama Arips, come si pronuncia? Arips. Perfetto. C'è una canzone che si chiama... Ispira, perché è stato un album che è stato veramente un prurito, ci abbiamo messo un anno e mezzo a buttarlo fuori. Ecco. Tra l'altro c'è una canzone che si chiama Sanity, in cui c'è una collaborazione non da poco, che diciamo uno dei migliori chitarristi italiani, che è Daniele Gottardo, e merita un sacco, quindi ascoltatevi Vraska. Io mi sono ascoltato tra l'altro l'album, mi è piaciuto molto, quindi tanta roba e insomma questo. Diamo un'idea un po' a chi non vi conosce, quindi a chi non ha ancora magari ascoltato nessuno dei vostri brani, o è la prima volta che sente il vostro nome, che genere fate, più o meno che sonorità? Allora, diciamo che non abbiamo una sonorità fissa, nel senso che adesso è un po', questo EP è un po' un insieme, ci sono tante influenze, a partire magari da influenze novelist, a influenze a Napoleon praticamente, fino ad arrivare a influenze dove c'è una parte di una canzone che vado anche in guttural, cioè è un po' un misto. Sanity, che è il pezzo che ho detto, che diceva lui, sì, che è con Daniele Gottardo, addirittura è quasi in progressive metalcore, perché comunque c'è quasi pochissima voce growl, ma tanta voce alta, cioè acuti, e infatti è quella tra virgolette che live è più dura da fare, perché è abbastanza bene, quindi è un genere abbastanza vario, ecco, molto esatto. Adesso sui prossimi pezzi abbiamo preso, tra virgolette, siamo riusciti a trovare il nostro stampo, che è uno stampo più novelist, infatti le sonorità delle ultime due canzoni sono molto più novelist come stile, diciamo, di scrittura. Bene. Dopo partiamo che abbiamo da Andrea, che è il chitarrista, quello da Padova, che lui è una macchina da guerra, perché tutti i riff che senti su Arips sono stati scritti da lui. Bomba. Tutti i riff. Quindi fa piacere sentire un po' queste cose, perché comunque, come ho detto un po' anche quando c'era venuto a trovare Daniele nella live poco fa, io appunto nel mio profilo Instagram, che è Site Elia, ve lo ricordo, tratto delle band underground, tratto delle scoperte che Spotify mi consiglia, e quindi avere un ospite come te che appunto introduce il suo gruppo eccetera potrebbe essere un materiale valido, per cui mi hai creato un po' di curiosità e probabilmente anche nei prossimi giorni avrò sicuramente modo di ascoltare il vostro lavoro e magari, perché no, dire qualche parola. E linkiamo anche la pagina di Vraska. Sì, dove vuoi, su Facebook Vraska, su Instagram We Are Vraska. Ok, ho trovato la pagina, così la linko. Perfetto. Ottimo, dai. Okay. Perfetto, ragazzi, direi. Va bene. Perfetto. Grazie mille, sai Bob. Grazie mille. Mitico Ciao, Bob, alla prossima. Ci vediamo presto. Ci sentiamo e ci vediamo presto, speriamo, dai. Bella. Sicuro. Bella, ragazzi. Horns up, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Bene, abbiamo avuto anche un ospite in più. Comunque, il discorso che stavamo facendo prima, e grazie a Bob per essere entrato, grazie ancora. Sì, grazie mille. Il discorso che stavamo facendo prima è che ci saranno delle novità e questa volta vogliamo fare qualcosa veramente di diverso. Quindi speriamo di poter innanzitutto tornare presto a suonare live, uscirà l'album, quindi di conseguenza ci sarà anche un release party. E cos'altro dire? Voi avete qualcos'altro da dire? C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Se non c'è nessun altro che entra, possiamo anche... Sì, aspettiamo di vedere un attimo se qualcuno ha voglia di fare due chiacchiere, chiedere qualche curiosità. Sì, comunque quest'ultimo tempo, diciamo, della live l'abbiamo riservato un po' per qualcosa di variety, quindi se qualcuno si vuole connettere, se vogliamo parlare di qualcosa di, non so, stravagante, che magari non c'entra niente, o vogliamo raccontare qualcosa, sì, possiamo farlo adesso, ecco. Quindi, ci siamo, no? Aspettiamo un attimo? Vai, Fanti. No, stavo solo pensando un attimo una roba, se vogliamo parlare anche un po' della promozione che stiamo facendo.
non è stato un discorso già affrontato con Daniele. Allora, facciamo così, dato che abbiamo accennato prima. Giovanni Bottan, qualcuno magari lo conosce, è un ragazzo qua della zona, di Jesolo, che lui è suonava con gli Hesacon Seat, che sono una band grande, tuttora è seguita, si sono sciolti da qualche anno, ma veramente era una band che andava alla grande. E ha messo su uno studio che ha iniziato con il nome di Solid Ground, però ora in teoria basta cercare Giovanni Bottan e trovate tutto, quindi registra anche. E ultimamente ha messo su un, come si può dire, una specie di società, chiamiamola una compagnia che aiuta le band a promuovere i propri prodotti o i propri lavori, e questa cosa si chiama Noiselash. Non so se ci sia la pagina Facebook, se si riesce a linkare sarebbe il top. E cercate Noiselash, ed è il ragazzo che ci sta dando un po' una mano con le varie uscite dei singoli. È molto molto la mano e simpatico, direi, e collaborativo senz'altro. Quindi se volete cercate o Noiselash, se troviamo il link lo mettiamo qua in chat, o cercate Giovanni Bottan. E, sì, è una persona che ne sa, ne sa, anche eventualmente prendere sì, appuntamenti, vedere un po' di cosa ha trattato, che band, un po' in cosa consiste il suo studio e quant'altro. Esatto, avete il link appunto in chat, Noiselash. Perfetto, e la figura che appunto ti sta aiutando con la bravo Zo, ecco. E bene, quindi salutiamo, sì, sì, uno che, insomma, per quanto riguarda Giovanni, sì. In diretta avevamo chiesto se magari voleva connettersi, magari aveva qualcos'altro da fare. In ogni caso, grazie mille Giovanni. Io avrei un argomento che mi è venuto un attimo in testa. Dai, attenzione. Un'altra persona che vorrei ringraziare e vorremmo tutti ringraziare, suppongo, è la Michela Fusco, che, okay, che la salutiamo. Ciao Michela. Assolutamente. Perché lei invece ci sta aiutando a creare un po' il concetto delle immagini di copertina appunto dei nostri singoli Spotify. Quindi, infatti le immagini dei singoli le ha create lei, diciamo, su nostra impronta, quindi avete già un esempio con Merciless, e quindi ottimo, la trovate sempre su quindi, Instagram. Oltre ai lavori veramente interessanti di Editalpo, di cui vi abbiamo parlato prima, c'è anche lo zampino di Michela dietro le copertine dei singoli. Quindi esatto. No, non vi nascondiamo che anche il prossimo singolo, che non diciamo più niente, basta che ci continuate a seguire su Instagram, ha lavorato lei, e quindi a breve, possiamo dirlo, assisterete anche a quello che è un po'. Esatto. Secondo bene. Singolo. Bene, abbiamo parlato di tutto, direi. Ci siamo? A posto? Sì. Se non c'è nient'altro di cui parlare, possiamo fare gli ultimi saluti, i ringraziamenti, quindi... per un'ultima volta ringraziamo innanzitutto tutti quelli che si sono connessi, esatto, che veramente sono stati parecchi, quindi grazie a tutti. Trovate sempre qui in chat tutti i link delle persone, delle pagine artista che hanno partecipato stasera, e quindi grazie. Magari riusciremo a fare un'altra volta una cosa del genere, me lo auguro. Possiamo farlo. Ti è piaciuto il video di Marcel fatto da Friend? Esatto, Friend, grande. Mamma mia, vabbè. Ha fatto un successone. Ha fatto successone. Veramente contenti di questo, è pazzesco. Se non sapete di cosa stiamo parlando, andate sempre a vedere il post Instagram. Esatto, trovate tutto lì. Quindi se siete su Facebook vi consigliamo di raggiungerci anche su Instagram, perché postiamo anche di più su Instagram. A posto, quindi dai, se non c'è nessun altro, ci siamo, quindi vi ringraziamo ancora una volta e niente, vi lasciamo con, l'abbiamo messa in entrata, la mettiamo anche in uscita, vi lasciamo con Merciless God, quindi direi. Quindi un saluto a tutti, ragazzi. Play fucking loud, sempre ragazzi, mi raccomando, alla prossima, ciao. Ciao. Grazie a tutti.